Buongiorno maestro. Buongiorno caro, vediamo se ce la faccio, eh? No, se ce la facciamo tutti e due. Ale, eccomi qua. Ah, che bellezza. Ah, guarda, oggi ho pure leggio. Come va così? Bene, è importante che lei stia comodo. Sì, comodissimo sul divano, comodissimo. Va bene, allora vedo che abbiamo tanti Tanti? visitatori. Sono Una. state due, una è fuggita, è scappata. Ci hanno paura. Bene, meglio così. Problema loro. Allora, eccoci qua. Bene, maestro. Come sta lei? Diciamo che sono un po' stanco. Oggi ho già fatto 4 ore di lezione, quindi Dopo 4 ore lo posso 3 ore capire. stamattina di canto e una oggi pomeriggio di solfeggio e altre cose perché io, come sai, insegno anche a dei ragazzi molto giovani e quindi se loro non imparano prima la musica è un po' dura, eh? Per me bisogna prima studiare assolutamente tanta musica, tanta teoria. Quando uno non sa neanche solfeggiare. Ma si arriva in questo mestiere anche senza solfeggiare? Cominciamo subito con le provocazioni, allora. Sì. Perché hai ragione che ci arriva, si fanno anche grandissime carriere, ma una volta era così, adesso sono convinto che non è più così. Adesso, con i tempi che ci sono adesso, e con i tempi molto stretti delle produzioni che c'è adesso, io credo che sia impossibile. E poi devo dirti, Pavarotti. Sappiamo che magari Pavarotti non era uno estremamente preparato con il solfeggio, ma era non straordinario, era sovrumano per quanto riguarda invece il pensiero della tecnica, la sua idea di tecnica. Quindi, sai, ci possono pure essere delle, come dire, non comparazioni. Dei balance, no? Quindi riesci a rendere più piccola una tua mancanza. Quindi Comunque, compensazione, anche con molto, sì, lavorando molto sopra, io ho la sensazione che ho sentito una volta da lui dicendo che il suo hobby principale era il suo mestiere e che lui non si stancava mai di fare il suo mestiere, di impegnarsi in quello che faceva. E penso che questa è anche una soluzione quando si sa che uno ha un difetto, una mancanza. ma sai, il discorso della mancanza è quella ci ha pensato la natura, a non darcela o a darcela. Perfetto non è nessuno, quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. Perfetto non è nessuno. Si possono migliorare, si può alzare l'asticella del proprio limite, come i saltatori in alto, no? Vanno a centimetri, non vanno a mezzo metro, capisci? Centimetro, 2, 1, 3, 1, 2, piano piano, molto gradualmente, perché già sei a un top, no? E quindi dal top per migliorare. Infatti lo dico sempre ai miei allievi. Io agli allievi dico, ragazzi, all'inizio i risultati si vedono quasi subito, perché è tutto da costruire, è tutto da creare. Il problema verrà dopo, quando arrivate a un certo livello, allora bisogna pulire un po' più. Non devi più fare il quadro, l'impostazione del quadro è fatta. Dopo devi rendere la luce dell'occhio più penetrante, più vera, più viva. Faccio altri esempi di altre arti, perché non è che possiamo sempre Sì. solo parlare di musica, però questo è il concetto. Cioè, noi all'inizio, ripeto, è più facile. Dopo, ed è lì tante volte che
molti cantanti, per esempio, si fermano, si accontentano, iniziano a cantare, iniziano a, come dire, a fare anche una discreta carriera. Poi, sai, dipende anche da quello che vuoi fare tu, se vuoi, dall'ambizione che tu hai, no? Io non sono mai stato un ambizioso, è stata la vita che mi ha portato a fare delle cose, penso, importanti, ma non di certo che io le ho cercate, io ho voluto per forza, no. Io ho sempre pensato che la meritocrazia sia la cosa più importante, il merito. Io mi ricordo, ti racconto questo aneddoto perché è incredibile, proprio quando ho debuttato da professionista, quindi era dicembre dell'87, io ero il cover di Faust, di un cantante francese che aveva oltre i 50 anni. E io feci le prove all'inizio perché lui arrivò più tardi, poi quando arrivò chiese al maestro di abbassare l'aria di un semitono. E il maestro disse no, siamo stato dell'opera di Roma. E quindi poverino aveva qualche problemino, magari lui può essere, no, magari non stava bene in quel momento, che cosa possiamo sapere? Io i miei colleghi li rispetto sempre tutti, quindi non sempre, ma comunque tutti. Sì. E allora cosa è successo? Che lui ha fatto la generale, non stava molto bene, quindi non ha fatto bene il do, ha fatto la prima, non ha fatto bene il do, e allora ha cancellato e quindi sono subentrato io. Io dovevo fare soltanto una recita su 6 e ne ho fatte 5. E mi ricordo, ai miei tempi, sembro un vecchio, sì, così sembro un grande vecchio, però non sono così vecchissimo, però a 30 anni, quindi 33 anni fa, 33 anni fa, io mi ricordo che esisteva ancora la CLAC. Non so se voi in Romania avete ancora questa cosa. No, no, non c'è. Penso che anche non c'era come sistema. No, no, no. Da noi non ha funzionato questo. Da noi funzionava, tu non puoi immaginare. C'erano cantanti che si portavano i pullman di persone. Brava, brava. Ma senti, anche da noi ha funzionato per qualche persona, se mi ricordo bene, diciamo 8-10 anni fa, che hanno portato un po' questa moda, non so, da Vienna, dalle altre parti che sono andate, e poi facevano un successo immenso, e non a meno arrivavano a aprire la bocca, che tutti bravo! Ma è ridicolo! Bene, però, mi scusi per l'interruzione. Hai perfettamente ragione, è ridicolo. Quando, sai, poi ti posso dire almeno come la vedo io. Cosa è successo? Che io faccio quindi canto, quindi sostituisco questo collega, solo che io ero sicuro, questa era la fine, intorno ai giorni di Natale, quindi 24-25, io stavo a casa, mangiavo come un pazzo, sai, gli spaghetti con le vongole, il pesce, le cose. Il 27 mi chiamano, dice, ma guardi il Sabatini che domani deve cantare lei. O il 26, però per il giorno dopo, dico, come faccio? E io sono entrato subito in crisi, ho avuto mal di pancia, problemi altri, con l'agopuntura, ho fatto un sacco di terapia. No. Ai tempi mi curavo in modo alternativo, sì. E allora che succede? Che ho fatto la recita, però prima della recita ho detto al maestro: maestro, mi raccomando, sono debole, vede, ho il dottore nel mio camerino, il mio dottore mi ero portato, quindi se io vede che cammino un po', perché non ce la faccio col fiato, lei per favore mi segua, mi aiuti maestro, mi aiuti. Ora questo era il maestro Gianfranco Masini. Gianfranco Masini è stato uno dei più grandi direttori italiani degli anni 60-70, che ha lavorato con la Caballé, con Aragal, con Domingo, con Carreras, era uno della scuderia Caballé in Spagna, era un italiano, però
quindi lui ha avuto un'esperienza incredibile. Poi immagina accompagnare la Caballé, che è straordinaria. E ma fai il poliziotto di strada. Bravissimo, con tutto rispetto, perché è una persona, un'artista immensa, però non era molto magari squadrata ritmicamente. Allora, che succede? Che dice: non ti preoccupare, faccio l'aria, salut de mer, e succede un casino, perché io poi filavo il do del uso de vini la presa, quella lì. Quindi puoi immaginare che è successo un casino, un pubblico, un successo, e mi hanno chiesto il bis, e io stavo lì così e il maestro mi faceva, e io facevo che fatto, attacca, andiamo avanti, oppure lo facciamo, come con gli occhi, no, per dire lo facciamo. E infatti non l'abbiamo fatto quella volta lì. Alla fine della recita sono venuti in camerino quelli della CLAC. Ma Sabatì, non ti è piaciuto come ti abbiamo applaudito? Ma dico, sì, grazie, però io non sto molto bene, quindi ero un po' malato. Ah, ma hai cantato benissimo. Dico, sì, va bene, però ma ti è piaciuto, però questa cosa ti è piaciuto. Non mi sembra... Io devo piacere a te, non è che tu devi piacere a me come mi applaudi. Allora io ho detto, sia chiaro, ero debuttante, era il mio primo impegno da professionista. Questo per farti capire il mio carattere, che tu conosci molto bene. Io ho detto, amico mio, io non te conosco. So che sei il capo qui della CLAC, bisognava pagare. Io dico, io accetto gli applausi, di fare il bis, tutto quello che vuoi, e poi vedremo il resto, solo se io so che ho cantato bene. Se io so che ho cantato bene, allora, ma se io so che ho cantato male e tu mi chiedi il bis così poi io ti pago, no, no, per niente. E infatti poi ho fatto il bis un'altra recita successiva, un'altra recita ho fatto quando stavo meglio fisicamente, quindi. Però questo per farti capire, la CLAC noi ce l'avevamo ai tempi nostri, e ti posso dire che la CLAC comunque è un giro. Se tu ti porti, e questo succede in Giappone, questo succede in Giappone ancora adesso per me, perché lì in Giappone c'è una cosa strana, che tu artista fai parte di un'agenzia, questa agenzia organizza le recite, perché lì ci sono due grandi organizzazioni, che sono agenti e producer nello stesso tempo. Allora che succede? Loro danno dei biglietti ridotti ai cantanti, che devono vendere. Tu vendi tutti i biglietti, fai venire la gente, quelli ti applaudono, tu puoi anche non venderli, tu puoi anche regalarli. Però dici, oh, io ti regalo il biglietto, tu quando canto io, urli, vai, vai il pazzo. E quindi questa è una ruota incredibile. E si fanno il successo da loro. Bravissimo. E io ho sentito, ho diretto il Don Giovanni l'anno scorso, non parlo ovviamente di me, ma della produzione mia, tutti bravi, ma in altre produzioni io ho sentito gente che non era all'altezza della situazione, avere un successo incredibile, chiedendomi, dico, ma come possibile? Non è possibile. E poi ho capito. E direi che quelli non capiscono niente, ma lentamente incominciano a capire, e poi, anche se sono interessanti... Mamma, papà, zio, zia, mio figlio, mia figlia, è ovvio che io gli dico, mi pare, applaudite, mi raccomando, e loro applaudono, e allora poi gli amici intimi, e poi gli amici ancora un po', quando tu c'hai, ma lo sai che in teatro bastano 10 persone? Dai, sì, per fare il successo, urlare, sì. 5 di là e 5 di là, oppure messi un pochino, 2-3, messi un po' così in giro per il teatro, e tu hai un successo incredibile. Quindi, sai, queste sono
cose che una volta si facevano, e una volta puoi immaginare che c'erano poi i grandi artisti che tra di loro c'erano delle guerre incredibili. Io me lo ricordo perché li ho visti. Ora non sono proprio così vecchio, però erano già grandi. Ma io l'ho vissuto sulla mia pelle. Quando ero giovane, come cantante, io avevo, per fortuna, ho sempre avuto un grande successo, per fortuna. Però c'erano i vecchi che neanche aprivano bocca e già veniva giù il teatro. E io addirittura, tipo, un artista durante le prove fa tutto quanto corretto con l'orchestra, eccetera, e poi in recita magari teneva degli acuti molto più lunghi. Ma guarda un po' questa qui, durante le prove era tutta precisa e adesso fa delle cose che non si dovrebbero fare, no? Assolutamente incredibile. Cioè, io ho visto delle cose strane che adesso non credo che succedano più. Bene, allora, parlavi di quello, di quelle guerre tra i professionisti, tra i cantanti. E che succedeva? Mettevano delle persone per gridare contro la persona che canta, Anche, contro. anche, anche, anche. Io purtroppo, dato che le ho viste io e le ho sapute io, ovviamente non mi va di fare i nomi e i cognomi, ma io ti posso dire che assolutamente ci sono state anche persone che buavano gli altri. Sì, assolutamente. Questa qui è una cosa. Ma si dice in latino, mors tua vita mea. Mors tua, la tua morte è la mia vita, no? Ma io ho visto delle cose in teatro straordinarie da una parte e assurde dall'altra. Adesso non so se c'è questa cattiveria, c'è sicuramente tutto un altro tipo di lavoro attraverso i social, attraverso Beh, il diciamo. lavoro non è cambiato molto, sono sicuro, ma comunque la personalità degli artisti non è cambiata. Loro forse si ritengono di più per non fare tanto casino, ma lo vorrebbero fare, perché arrivano in tensione sul palco con i colleghi e tutto, e si devono raffrenare così. Comunque io ne ho visto, non tante, ma ne ho viste delle cose assolutamente incredibili. Bene. Oggi non si fa più prendere il collega e metterlo dietro di te. Non si... Adesso al mio debutto, allora dopo quel Faust, io andai, fui chiamato perché un tenore aveva deciso di andare all'ultimo momento in un altro teatro dove lo pagavano di più e quindi dice, vai a sostituire X, Mister X, e Lucia di Lammermoor. Io avevo debuttato con Lucia, dico, va bene. Arrivo mentre erano già in prova all'italiana. Quindi faccio un pochino di prove di regia, facciamo subito. Io ho fatto l'audizione in italiana, in pratica, perché loro non mi conoscevano, col mio agente che mi ha proposto, no? E quindi faccio l'audizione, che bene, 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 meno male, meno male, meno male. E poi tu lo sai che lì nel Verranno a te sur lauree, alla fine addio, non è addio, non è scritto così, Sì. è scritto più corto e poi Edgardo deve chiudere prima. E dovrebbe andare via perché lei li sviene, cade sul sasso dentro la fontana. Non so dove cazzo vuole lei, a seconda del regista dove la vuole mettere. Però con il maestro direttore eravamo rimasti d'accordo di fare invece addio, chiudi, vai e Insieme con soprano. insieme col soprano. Scelta artistica del maestro, zitto, facciamo. Allora la prova di io dice: mi raccomando, quando chiudo, chiudete, così poi Edgardo ha il tempo di andare via e lei di crollare. Posto alla generale si fa così. Alla prima, addio, lei chiude, io vado via. Che faccio? E sono andato via. Dico, no, però allora, è fatto tutta la scena madre. E non era neanche una delle vecchie, cioè delle grandi, No, era una sì. così, infatti non l'ho più sentita poi. Ma dico, ah sì? Ah, va bene.
Va bene, la seconda recita. Addio, capisci? Devi diventare subito, devi subito imparare a difenderti. Questo probabilmente l'avrai notato anche tu, dai cantanti, se c'è la stima, il rispetto, eccetera. Ma chi vuole fare il divo o la diva, e purtroppo a me sono capitate alcune volte, e allora io purtroppo che sono sempre un po' testone, caruccione e anche un po' bastardo, e oramai tanto mi conoscono in tanti per questo, e allora non l'ho accettato. Non puoi accettare queste cose. Tu immagina che proprio in quel Faust che ti dicevo invece qui a Roma c'era il debutto mio, ma prima di tutto c'era il debutto di Carol Van Ess. Non so se l'hai mai sentita nominare. Carol Sì, Van Ess è un'americana straordinaria, sì, per me è probabilmente la più grande elettra dell'Idomeneo che sia mai esistita. Proprio una grana di suono. Poi è questa, una grandissima cantante, e faceva il suo debutto in Italia. Infatti, quando parlava, diceva giammai, cioè usava tutte le parole dell'opera, non dell'opera ovviamente, ma dell'opera, quindi il lessico e la lingua italiana arcaica, un po' passata dell'Ottocento, del Settecento, di Mozart, capisci? Quindi era tutto un italiano molto, molto naif, ma bellissimo, io l'ho adorata subito. E ti posso dire che quando cantavamo il duetto Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage, quello lì, che poi c'è un la, e io gli ho detto: guarda, che io dal momento che vedevo che lei mi rispondeva, quando lo ripeteva lei, oh silence, oh bonheur, nella sua frase, mi faceva esattamente la stessa cosa sul la. Io dico: questa è Ma mi già. sembra logica. Esatto. È un artista se può far così. Bravissimo, questa è un'artista, questa è brava. E allora ho detto, l'ho notato questo, io gliel'ho detto, io ho notato questa cosa e ti posso dire che mi stai facendo un regalo bellissimo. Facciamo allora una cosa, io ogni sera cambio. Io ti rispondo di conseguenza. Oh, una sera faceva e lei faceva oppure eccetera, eccetera. Quindi ogni volta, a seconda di quello che facevo io, lo rifaceva lei. Ecco, vedi, tante volte ci sono dei colleghi che ti fanno quei giochi stupidi, e invece altre volte trovi dei colleghi straordinari come lei, e allora lì sei veramente felice. Allora è un bel lavorare. Lavori con entusiasmo, con amore, poi questa è l'altra cosa, con amore. Non parlo di quell'amore lì che No, magari. Dato che a me manca. lasciamo la lirica, la lasciamo. La lirica, la lasciamo da un'altra. No, lo dicevo perché dal momento che a me mi hanno sempre detto che sono stato uno un po' così. No, No, no. di essere serio artisticamente, poi nella vita magari un po' meno. Serio sicuramente. Boh, allora ritorniamo un po' alle provocazioni. No, Sì. non ti provoco da subito. Mi scusi, ti posso dare del tu? Ti posso dare del tu? Mi Ci scusi. vediamo, non fa No, giornalista, ma se... ci diamo sempre del tu, me lo dai pure adesso. Beh, allora, no, no, non è una provocazione tanto aggressiva, adesso è solamente una piccola, perché prima hai parlato delle cose che i progressi si vedono subito all'inizio e poi, diciamo, meno. Comunque, tu mi hai detto una volta che alla tua prima lezione di canto sei arrivato fino al re naturale. Io ti ho odiato. Beh, Io ti ho odiato. Beh, dopo ho imparato a amarti, ma prima ti ho odiato. Sì, vabbè, che la notte. ma dimmi, e poi. Tu hai ancora superato anche più di questo re naturale? Sì, nel verranno te su lauree, come sai, c'è il mi bemolle per il tenore. Se lo vuoi fare. Per lei.
se lo vuoi fare, c'è mi bemolle per lei. Infatti di solito quando c'è il tenore acuto si fa fare il mi bemolle a lei e il do a lui, al tenore. Altre volte, che sono le volte più numerose, si fa il la, vabbè. E questo pegno, allora, questa è la parte proprio di Edgar, mm-hmm. per Dupré. Che poi è strano, perché dato che la Lucia l'ha scritta per Dupré, Dupré non era un falsettista, o non era uno che aveva, lui è quello, lo potevo dire a te, è quello che ha inventato il do di petto. Sì, sì. I pochi ospiti che ci sono, e quindi è strano, fosse stata scritta per Nourri magari l'avrei capito di più, che era un falsettonista, diciamo, almeno del tempo, sai che il falsettone nel tempo comunque era un misto rinforzato, era la maniera però normale era di cantare, non era così, era pieno come suono, però non era di petto come appunto venne dopo Dupré. Quindi strano che aveva scritto questo mi bemolle in quella cadenza lì. E quindi io ho fatto anche i puritani, e io avevo il fa, questo in falso, in misto, mistissimo, però non l'ho mai fatto dal vivo, non mi sono mai fidato, perché io in prova però da freddo, che parti subito... credi a si misera, tutto quello, quella parte lì, se tu parti da lì, puoi pure tentare di farlo, almeno per quel che mi riguarda, puoi anche tentare di farlo, ma se ti fai tutta la ballata dell'inizio del terzo atto, mm-hmm. del trovatore, lì fai tutta quanta la scena, e canti, fai un mazzo così, allora quando arrivi già, vieni fra le mie braccia, te escono gli occhi di fuori dalle orbite. Non sempre, nel senso che comunque però mettere un fa alla fine dell'opera è veramente, se non ce l'hai in tasca, quindi è con fa, allora se non ce l'hai così è veramente complicato, allora perché rischiare inutilmente, lo so che è scritto, lo so, però io anche quando ho cantato la per esempio piccola storia, ero già almeno 10-12 anni che ero già in carriera, quindi la voce comunque si era un pochino più arrotondata e quindi non cantavo proprio più il mi bemolle del Verranno a te su Laure, per esempio. Mi chiamano da Tel Aviv per fare una recita soltanto, un galà di Lucia con Zubin Mehta e Israel Philharmonic. Dico, vabbè, per avere Zubin Mehta nel mio curriculum pure una recita ci vado. Anche, non ho detto neanche quant'è che mi danno, proprio niente, dico ok, no, va bene, vado perché no, giusto anche per avere il piacere, poi ci ho lavorato ancora, però e... allora vado lì, il maestro ancora non era arrivato e quindi si stava un po' giocando a parlare, anche perché c'erano persone che conoscevo, e allora ho detto che quando avevo cominciato, quando avevo debuttato, io avevo fatto 4 recite di Lucia e avevo fatto 4 mi bemolli. Ma perché non lo potessi fare? Ma adesso sai, in quel momento è arrivato il maestro. Lui mi chiamava terrorista perché ora sono bianco, ma quando ero nero, con la barba più corta, sembravo un po' musulmano, con la faccia, il suo naso così un po' aquilino, eccetera. E allora, terrorista, che cosa stai facendo? Me lo fai al concerto? Dico, maestro, ma che sta scherzando? No, no, non esiste. Stavo giocando. No, fammelo, ti prego, fammelo. Non è... Allora, c'è una registrazione su YouTube, esiste. Bisogna andarla a cercare perché non è proprio... Però c'è, proprio nel momento in cui faccio il mi bemolle. Ed è venuto bellissimo, per fortuna. Quindi l'estensione io facevo sicuramente da do a re sempre. Avevo questa facilità come estensione e ho cercato di allargarla un po' di più, ripeto, fino a fa ci arrivi, poi quando impari bene l'appoggio, quando impari bene anche comunque un po' le risonanze, eccetera, lo puoi fare. Ma che cosa dici per esempio a quelli che non hanno gli acuti all'inizio? Sfortunatamente noi non possiamo scegliere tanto tra i candidati e poi trovare anche dei tenori corti.
Che si fa? Di solito io so che se vuoi entrare da un professore di canto in sua scuola privata o così, e sei un tenore corto, nemmeno ti guarda. Se sei tenore, hai gli acuti, allora possiamo parlare. Come si... Sai cosa? Che... Hai detto una grande cosa. Io qui sto notando che, ma è già da un po' di tempo, qui c'è tutto un discorso politico, sociale politico da fare. Ora non so in Romania, ma io ti parlo ovviamente dalla realtà italiana. In Italia noi abbiamo una marea, sono 80-81, credo, conservatori, perché hanno fatto una riforma alcuni anni fa. Prima il conservatorio, tu andavi anche dalle medie, quindi noi abbiamo 5 anni di scuola elementare, poi 3 anni di medie, 5 anni di liceo e poi vai all'università. Quindi 5, 3 e 5 sono 13 anni, di cui, parliamo della mia età perché altrimenti prima era obbligatorio soltanto alle elementari, poi la scuola pubblica è stata portata obbligatoria per tutti alle medie e adesso abbiamo anche addirittura 2 anni in più di liceo, credo che sia, credo, non voglio dire una stupidaggine, che sia obbligatorio fino a 16 anni, proprio per elevare un pochino il livello culturale, non è più a 14, credo come era una volta. Però il discorso qual è? Che poi tu potevi andare in conservatorio quando eri alle medie, se avevi ovviamente una certa natura. Quindi dalle medie fai pianoforte, alle medie ci vai a, allora, mio figlio ha 12 anni, sta in prima, quindi ha 11 anni, 10 anni e mezzo, 11 anni. Dagli 11 fai 10 anni di pianoforte, 10 anni di violino, quello che è, arrivi a 21 anni, è un'età fattibile. Non c'era tutta quella ricerca come adesso con queste trasmissioni idiote, dei bambini, che fanno i tenori, che fanno i soprani, cioè non esistevano queste cose ai tempi miei. Uff, scusate, ma non ho fatto in tempo a togliere il telefono. Non c'era la possibilità di, come dire, di pensare agli enfants prodiges, Perlman o che è Mazel, o questi grandi violinisti di un tempo, eccetera, ma anche pianisti, questi grandi artisti erano dei casi specifici, non è che casi estremi, non è che si andavano a cercare come si fa adesso nella pancia della madre, capisci? Quindi non era, quindi non c'era la possibilità di avere tanta gente che vuole fare la musica adesso, scusa perché mi hanno disturbato qui. Adesso il problema degli enfants prodigi è che li vanno a cercare ovunque, li vanno proprio a cercare e anche addirittura gli agenti vogliono sempre più giovani i ragazzi, quando non si rendono conto che comunque ci vuole un periodo di studio. Allora, ai tempi miei, ripeto, si poteva andare al conservatorio alle medie oppure al liceo. Io sono andato che ero in terza liceo, quindi mi mancavano 2 anni per finire il liceo ed eventualmente andare all'università. Adesso la riforma è stata concepita che ci sono i licei musicali, ci sono anche le medie, ti danno un'idea della musica e poi dopo dal liceo cominci a studiare un pochino più seriamente, ma non è conservatorio. Quindi ci sono insegnanti che non sono così specializzati come quelli che stanno in conservatorio. E quindi i ragazzi, che per me la cosa basilare è l'impostazione, come tu sai, no? L'impostazione è la cosa più importante. Tu gli dai un bel imprinting e poi dopo vanno. Ma se tu dici, ah, prova così, no, tu hai delle idee un po', limitate, come tanti hanno. Hanno fatto un Vaghe. percorso, e poi diverse idee, troppo diverse, e quindi questi ragazzi vanno avanti con una grande nebbia nella testa. Poi che cosa succede? Hanno fatto 5 anni di liceo, vanno e se sono stati bravi, vanno direttamente al primo anno di conservatorio. Altrimenti vanno a fare gli esami, cioè il corso pre-accademico, e sono altri 3 anni o 2 anni.
Poi il conservatorio non è più, per esempio, il conservatorio, il corso di pianoforte o di violino non è più 10 anni, ma 5. Quindi arrivano che non sanno niente, pochissimo. In più vogliono studiare la musica, ma solo in 5 anni, non in 10. Allora il problema grosso, anche se non te l'ho spiegato benissimo, il problema grosso è che adesso i ragazzi, oh, voglio studiare tanto la musica perché io ho sentito Bocelli e voglio essere tenore. Ho sentito il volo e voglio fare il tenore. E io quando fanno così dico stop. Lasciamo perdere quel discorso lì. Fai un altro lavoro. O ritorno al prossimo anno, non lo so, è impossibile. Non sono di quelli che dice che questi signori stanno facendo il bene della lirica, no. No. Neanche Pavarotti quando ha fatto Pavarotti and Friends per me doveva farlo. Non sono un talebano, ma non sono neanche uno così. Lo studio deve essere fatto in un certo modo, punto e basta. E quindi che cosa succede? Che adesso i ragazzi vengono, ma non hanno le doti naturali che uno dovrebbe avere. Se tu vieni, come giustamente dici tu, un ragazzo c'ha la voce da tenore, ma arriva al sol, arriva là al massimo. Ma io che devo fare? Perché devo lavorare con te per crearti? Si bemolle, si, do. E possibilmente anche do diesis e re. Perché? Io vorrei avere dei ragazzi che almeno stanno all'80% di una dote naturale, quel 20% si sistema, si pulisce. Ah, Sabatini, tu devi mettere a posto due o tre cose e poi sei pronto. Due o tre cose, non 200-300 cose, come adesso i ragazzi, molti ragazzi di adesso, soltanto perché ci sarà, non so, un problema di genitori, un problema di, non lo so. Io ti dico che il problema politico-sociale qual è? È che ci sono 80 conservatori e ci saranno a Roma, ci saranno, guarda, non voglio dire, voglio tenermi largo, 10 licei musicali. Come fai? Come fai? Cioè, per me dovrebbe essere il contrario. La piramide che abbiamo in Italia è così. Pochi licei, tanti conservatori. Invece la piramide dovrebbe essere rovesciata. Tanti licei, perché la musica è anche alle medie e alle elementari, la musica la dovrebbero fare tutti, tutti, come lo sport. Musica e sport è una cosa greca, non me la sono inventata io, non ho inventato nulla. Sport e musica, arte, ma comunque musica, la dovrebbero fare tutti. Lo sport come la musica ti insegna a stare insieme agli altri, in collettività, ad essere rispettoso delle idee degli altri, ad aspettare il tuo momento, ad ascoltare, a stare in silenzio quando devi stare in silenzio. Capisci, no? Ecco, quindi quando ci sono delle cose che si devono fare in un certo modo, io credo che sia lo sport, quindi la disciplina, specialmente dello sport di squadra. Tu immagina, fai la corsa, d'accordo, fai la corsa e corri da solo, ma poi farai anche la staffetta, no? Quindi hai bisogno di metterti in comunicazione con l'altro, dandogli il testimone e così via. Ci sono tante cose che si possono fare. Lo sport comunque insegna a superare i propri limiti, no? La musica è un andare con gli altri. Il fatto che noi in conservatorio, ripeto, ai miei tempi si faceva esercitazioni corali. Quando io ero contrabbasso, studiavo contrabbasso, il primo anno, il secondo anno, mamma mia, intonazione terribile, no? Studi col contrabbasso, quello che potevo fare, ho rotto le palle a tutto il palazzo dentro casa mia. Qua studiare le arcate, una cosa devastante. Va bene, l'ho fatto, figurati. Però, invece di essere subito in orchestra, che senti l'ira di Dio, come fanno adesso, che fanno troppe cose per me. Noi prima cantavamo. Cantare è più facile, facevi i pezzi ovviamente, non facevi la nona di Beethoven, però facevi
facevi musica a cappella, musica rinascimentale, facevi qualche cosa di Mozart che non era molto acuta, quindi la potevamo fare tutti, no? E quindi facevi, imparavi a fare musica insieme agli altri. Dopo, quando avevi una tecnica che ti dava la possibilità di suonare una prima sinfonia di Beethoven, che ne so, una cosa abbordabile, accettabile, non è facevi la Sagra della Primavera di Stravinsky, capisci? Però un qualche cosa di musica da camera, un Vivaldi, e allora potevi cominciare a suonare insieme agli altri. Quindi era una crescita molto graduale. E quindi quello che non si fa adesso, per esempio, io non sento che fanno canto corale. Io ho insegnato 2 anni a Santa Cecilia, c'era quel povero maestro di canto corale che era proprio, si sentiva una cacca, perché non viene nessuno, io dovrei avere 120 allievi e ce n'ho 10. Quindi questa riforma ha distrutto, perché invece di essere così, dovrebbe essere così. Tutti fanno la musica, poi piano piano, piano piano, piano piano, e arrivano quei pochi che possono fare la musica. Io non credo minimamente, mi dicesse qualcuno se può contrastare questo pensiero, io non credo minimamente che tutti possano fare la professione. La musica, il dilettantismo, quello che vuoi lo devono fare tutti. Totti, io sono romanista, non so se lo sai, ma io sono tifoso della Roma. Ma pensa a Maradona, pensa a Cruyff, pensa a Messi, pensa a Ronaldo. Noi Sì. abbiamo avuto Totti a Roma, immagina quanti campi di calcio ci sono. Immagina quanta gente gioca a calcio, tantissimi, che però in Serie A, se sono 20-22 calciatori a squadra, sono 20 squadre, sono 400 calciatori. A Roma siamo quasi 5 milioni di persone. Che facciamo? Quindi capisci che non è, siamo 60 milioni di italiani. E in quanti fanno i professionisti? 1000? 1500? Sì, io ti capisco. Io quello che volevo dire è che, bene, tu hai perfettamente ragione. Il sistema, anch'io penso che il sistema praticamente, specialmente da noi in questo mestiere, non funziona. Non funziona perché, anzi, sei obbligato di accettare tutti, non tutti, ma diciamo 60-70% dei candidati li devi accettare. E poi, invece di lavorare con quegli studenti che potranno fare un vero mestiere di questo, concentrarti su di loro e fare con loro 5-6 ore alla settimana, fai 1 ora e mezzo alla settimana con tutti. Bravi, bravissimo, Con tutti. Allora, praticamente il nostro lavoro è la stessa quantità di lavoro, ma invece a concentrarti su quelli che faranno qualcosa di qualità di questo mestiere, lavori con tutti, anche con quelli che, diciamo, in una situazione ottima saranno in un coro. sì. Va bene, anche essere in un coro è una Bisogna cosa. specializzarsi per Sì. cantare in un coro, cavolo. Questo è il fratello, vabbè, allora io non posso fare la carriera, vado a fare il corista. Oppure non posso entrare nel teatro, vado a insegnare a scuola. Ma che scherzi? Per me bisognerebbe insegnare tanto sia all'insegnante di scuola media, sia all'insegnante di liceo. A tutti gli insegnanti devono avere una preparazione giusta, perché quando tu lo sai, quando imposti un cantante da zero, e non lo sanno come si fa, gli hai rovinato l'impostazione, Sì. una cattiva abitudine di posizione, oltre al fatto che ti può creare dei noduli, ti può creare dei problemi alle corde, uno. Due, non ti insegnano magari bene la respirazione, l'appoggio, la proiezione del suono, come si riesce a produrre il suono in un certo modo. È ovvio che sono tutte cose che poi dopo dovranno cancellarle. E come fa? È meglio partire bene. Infatti, per me, all'asilo,
dai bambini piccoli dovrebbero esserci i professori che hanno due o tre lauree, pedagogia, filosofia e tutto il resto. Allora sì che psicologia, ovviamente, figuriamoci. Quelli sono i bambini, sono i bimbi piccoli che hanno bisogno di essere instradati bene. Poi dopo la pianta sviluppa anche quasi, non dico autonomamente, perché noi come cantanti un orecchio esterno è sempre comodo averlo, no? Però sappiamo sicuramente con più cognizione. Sì, che... allora si dovrebbero fare delle specializzazioni, no? Per gli insegnanti e poi per i coristi e poi per i solisti, che non si deve sentirsi frustrato se non sei arrivato a fare il solista, forse che, non diciamo Dio, qualcuno non ti ha dato quello che l'ha dato all'altro, no? È semplice, ma puoi avere questa discussione, l'ho già avuto con degli invitati, che forse la vita di un corista è molto più semplice e molto più tranquilla di quella di un solista. Perché il solista ha tanto stress che tu come corista non lo conosci. E forse sarai più felice così. Sì, ma io poi, sai, non la metto neanche sul discorso dello stress. Io dico proprio sulle possibilità che ti ha dato. Io non credo in Dio, come sai, ma comunque qualcuno, la natura, tua mamma, Dio, per chi ci crede, quello che vuoi. Ovviamente ognuno di noi ha... vedi, io per esempio lo dico sempre, la mia voce non era una voce solistica ad altissimo livello, rispetto anche ai colleghi che avevo intorno a me. Io avevo dei colleghi, io parlo degli italiani, spagnoli, quelli che un po' conoscevo meglio. Guarda che ti dico, io non ero come certi miei colleghi che avevano queste voci, sai, specialmente i siciliani, i nostri cantanti o gli spagnoli, che hanno queste voci solari, queste voci meravigliose, no? Io ci sono arrivato e sono arrivato ad avere successo perché probabilmente, forse per il dolore che ho vissuto nella mia vita, per i dolori che ho vissuto nella mia vita, o per il fatto che venendo da uno studio musicale molto serio e scrupoloso sin da quando ero bambino, ero inquadrato musicalmente in un certo modo. Su una strada corretta. Ma nell'analisi, nell'analisi del pezzo, io ho fatto molta musica da camera, molta musica polifonica, tanto Monteverdi, eccetera, Becchi, Di Lasso, cioè tanta musica polifonica che si basa proprio unicamente sul testo, quindi sulle parole. E quindi se tu pensi, non so tu se hai, ma tu sei sicuramente, io te lo sai, ti ho sentito, quando mi hai dato quel disco di Puccini, e mi hai fatto un regalo incredibile, perché io in quel disco ho visto esattamente me, con una voce più rotonda, più grossa, perché tu cazzo sei una voce della Madonna, io invece ho sempre avuto la voce più grande, la metà della, non mi fa dire parolacce, che vabbè che siamo pochi, però, la metà della tua voce come potenza e come grana di suono, però come canti tu quei pezzi di Puccini da camera, è esattamente tu quello che scritto fai. Quindi per questo dico, finalmente! Cazzo, lo devo trovare in Romania uno che canta così, e in Italia non si trovano, e che abbiamo molta più facilità di lettura del testo, perché è in italiano, non peraltro. Mica perché siamo più intelligenti, soltanto perché, scusa, mi metto un po' meglio, che sto scivolando. Vai, vai. Ecco, quindi... dico, oh, allora vedete che si può fare anche all'estero. La pronuncia. Ma tu lo sai quello che è successo lì a Cluj quando io ho diretto i Puritani? Dillo. Mi dispiace. Io lo so che non vengo più chiamato perché, vabbè, meglio che lo lasciamo stare. Ma io all'inizio mi sono reso disponibile con tutti per far capire che anno è una cosa, ano è un'altra cosa, penne è una cosa, pene è un'altra cosa, cello è un'altra cosa, cielo è un'altra cosa ancora, amore si dice a Napoli, amore si dice normalmente.
Capite, ragazzi miei, se voi volete andare avanti a Cluj, con tutto il rispetto che uno può avere per i rumeni e per Cluj in particolare, e continuiamo a lavorare all'interno di quella cosa lì senza cercare di capire che comunque anche lì bisognerebbe pulire. Questa è una cosa che io ho notato, ma specialmente in Romania non capisco perché, perché poi abbiamo una lingua che può essere anche similare per certe cose, tra l'italiana e la lingua rumena. Io non capisco perché voi, come i giapponesi, c'avete il software spostato. Cavolo, è incredibile. Le vostre doppie, le vostre, voi leggete una doppia e la doppia scompare. Non c'è la doppia e mettete la doppia. Ma come cazzo è possibile? Ma lo volete capire che però dite un'altra cosa? È un'altra cosa, No, è io penso che inutile, una mi fa questione. impazzire questa Sì. cosa. Allora lo dici una volta, lo dici due volte, lo dici tre volte, dice: cavolo, sono in un teatro, uno dei più importanti in assoluto della Romania, vuol dire che è livello, e quindi di conseguenza ho finalmente lavoro con dei professionisti, che è bello, a un certo livello, cantanti che poi stanno facendo un grande lavoro, perché io l'ho visto quanto lavorano quei poverini che stanno lì dentro, perché fanno tantissimo. Quindi posso immaginare quanto si deve studiare. Però studiate bene, figli miei, anche perché così, ma può succedere che a un momento venite chiamati fuori dall'Italia, cioè fuori dalla Romania, venite a cantare in Italia e la gente vi ride in faccia. Cioè, sai qual è il discorso? Io ho studiato e ho speso un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, poche settimane fa, sì. Purtroppo è morta questa signora che si chiamava Jeanine Rice. Jeanine Rice è stata forse la coach di francese più importante del secolo scorso. È stata la coach della Callas, per dire, la pianista della Callas, e tutti i più grandi direttori d'orchestra, a partire da Karajan in giù, avevano lei vicino. Io te lo dico questo perché io ho lavorato con Colin Davis e con Seiji Ozawa, con Kent Nagano, anche se sta molto più giù. Chi era quell'altro? Almeno altri due o tre direttori molto alti, e la vecchietta stava lì vicino. E tu vedevi Colin Davis da Nation de Foster, per esempio, faceva da, poi, e vedevi che dal podio si abbassava. Ok, allora coro un attimo per favore, qui prendete il fiato in quel punto perché così c'è più accento nella parola perché altrimenti non si capisce. Capisci? Sentivano quello che gli diceva lei. Io sono andato a lezioni pure private da lei per preparare la Thais e la Damnation de Foster, che ho cantato varie volte. Con Levine, con Colin Davis, appunto con Kent Nagano proprio e con altri ancora, e con Seiji Ozawa, esatto. Questo per dirti, quando uno deve fare il professionista, è quello che dicevamo prima, il professionista è obbligato a investire i suoi soldi per perfezionarsi, per studiare sempre di più. Il corista o artista del coro, come si dice in Italia, se no si arrabbiano, io political correct non mi piace per niente, non me ne frega niente. Comunque, l'artista del coro, tanto non cambia. L'artista del coro, deve avere una buona pronuncia, ma non come un solista. Per me dovrebbe averlo uguale. Però magari il solista proprio perché canta molto di più, perché c'è tutto lo sviluppo dell'opera, perché magari nei recitativi deve assolutamente spiegare meglio le cose. Io ho cantato in russo, in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo, in latino, in italiano, eppure qualche cosina in giapponese. E che cazzo, bisogna studiare, ragazzi miei, se no non è che io parlo tutto quanto sempre tutto in italiano e poi chi mi capisce, mi capisce. No, quando studi un ruolo in lingua, devi andare da un esperto. Quando ho studiato a Niegin ti posso dire che ho studiato tanto.
Quanti anni avevi quando hai fatto Onegin? Onegin l'ho fatto nel 91, quindi avevo 34 anni e ho vinto il premio della critica italiana come miglior interpretazione e miglior tenore. Io ho provato 2 anni fa di imparare la Dame de Pique e non entra più. Ma perché sei un contenitore pieno? Se entra una cosa, esce un'altra. Ma dai, lascia Io perdere. mi ricordo, ho studiato 52 ruoli. Io non mi ricordo niente, soltanto due cose mi ricordo: la Traviata e la Bohème. Perché ai tempi miei c'era un maestro straordinario. Ovviamente non so chi c'è in linea, ma comunque sia, se l'ha mai sentito nominare, il maestro Maurizio Rinaldi. Maurizio Rinaldi è stato un maestro che ha inventato, gestito il concorso Battistini, Mattia Battistini, questo grande baritono a cavallo dell'Ottocento e del Novecento. E a Rieti loro facevano questo concorso. Io l'avevo vinto e quindi ho avuto come premio l'opera e ho cantato la Bohème con loro. E lui diceva sempre alla romana, te lo dico prima con lo slang romano, sia la Bohème che la Traviata, però adesso dico Bohème: a Bohème non si studia, si sa. Quindi la Bohème non si studia, si sa. Cioè, come se uno nasce e sa già la Bohème e la Traviata. Lo diceva anche con la Traviata. La Traviata non si studia, se sa, namo. Era molto romano. Ma qua non si sa nemmeno se la studi. No, è ovvio, tu lo sai, no? La Bohème la studi come un pazzo all'inizio perché è Sì. difficilissima, ma poi non te la scordi più perché l'hai studiata talmente Sì. tanto rispetto ad altre opere che te la ricordi sempre, Te lo capisci? giuro che sono questi due titoli che mi ricordo anche adesso. Se mi Esatto. svegli in mezzo alla notte, io ti posso recitare, non cantare. Lì e pa. Assolutamente, assolutamente. Sì. Lui diceva, la Bohème non si studia, si sa. Quindi ecco, questa cosa da dove eravamo partiti, perché ne stiamo parlando di tante cose, del fatto Delle che lingue. io dicevo della pronuncia. La pronuncia per me è determinante, anche perché io ho cantato il Faust e la Damnation Faust e la Damnation de Faust a Parigi, alla Bastiglia. I francesi non sono tanto tanto teneri, non Mio sono padre tanto. diceva, per esempio, che la pronuncia è la politezza del cantatore verso il pubblico. Allora, se vuoi essere gentile con me, come pubblico, allora fammi capire quello che Quello dici, che quello che dici, canti. certamente, Sai che è una cosa che a me mi ha un po' stupito. Che in Germania, per esempio, ho visto nei teatri dove si cantavano in tedesco, avevano anche i sottotitoli, i sopratitoli in tedesco, perché non si capisce no. un cazzo. Bravissimo. Noi infatti ce l'abbiamo al Teatro dell'Opera, ce l'abbiamo in italiano e in inglese. Dico, vabbè. In italiano, perché non si capisce, non è possibile. Capisci? Poi ti arriva un Di Stefano e capisci pure le pause. No, Ecco, vabbè. no, non si può. Dimmi un'altra cosa. Per me questa è una vergogna di questo sistema del teatro moderno, tecnico. Tecnicamente, questi altoparlanti che hai sulla scena e che amplificano praticamente l'orchestra, che cosa ne pensi? Allora, ti dico, per esempio, c'è Bruson, ti faccio un esempio, Bruson, Renato Bruson, che li fa togliere. E tu dici, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Tu li togli quando canti tu, ma quando canto io, e ti spiego per quale motivo. Ci sono dei momenti in cui l'orchestra si può sentire senza problemi. Ma è un discorso. Se tu dentro agli speakers mi metti anche un po' di voce mia, allora io mi sento
ma se io devo combattere contro il muro dell'orchestra che sta sotto e il muro dell'orchestra che mi viene qui senza il ritorno della mia voce, non posso cantare. Perché sto assolutamente. Spingo. Quindi, quando io avevo capito questa cosa, quando capii questa cosa mentre cantavo, quando stavo in carriera, io ai tecnici del sound, del suono, dicevo, mi metti dentro anche un po' di voce. Non tanta, ma io lo devo sentire un pochino di suono. D'altronde i cantanti pop, rock, eccetera, non hanno soltanto la chitarra o la batteria o il basso, c'è anche la loro voce. Altrimenti come fai a misurarti? Allora quello sì, oppure io invece facevo alzare quando fai la Parigi. Che cazzo ti sente? È un pochino perché stai il regista non senti è niente. Intelligente da farmi mettere a metà del palcoscenico e io qualche cosa devo sentire, io laggiù non lo sento. Oppure perché è scritto pizzicato, poi si fa con l'arco perché vabbè, non entro in merito, io cioè posso anche entrare in merito, non mi piace quando uno, se è scritto a una certa velocità ed è scritto con la velocità comunque si può anche un pochino da A, ma se è scritto pizzicato invece di arco, capisci per quale motivo facevano sempre dei miei bollenti spiriti? Ecco, lo fanno con l'arco perché così si sente meglio su. Capisci? E invece se fai pizzicato chi te sente? Invece giustamente deve essere pizzicato. Poi non è quelli che lo staccano così non hanno capito niente di quel pezzo. E allo stesso tempo mi alzi appena appena un pochino. Io gli dicevo da qua a qua me lo alzi un po' così io sento meglio il pizzicato e poi dopo me lo riabbassi. Ti metti d'accordo, esatto, ti metti un po' d'accordo col fonico, no, non tutto forte, e poi ripeto, un po' di suono. In questo problema io sono un po' più radicale, io dico spegneteli, o vengo col coltello e vi taglio i cavi, tutto. Ho capito, tu sei più talebano in questo, d'accordo, ma d'altronde e poi dicono, ma senta, ma il coro, quando io sono sul palco senza altoparlanti, ma che fanno il coro? Cazzi suoi. Tu non so se l'hai vista la recita di Puritani, il coro stava giù in fondo. È difficile per il balance con l'orchestra. Lo so, no? Io non sono assurdo, ma anche loro devono capire che se io devo urlare 2 ore sul palco e superare l'orchestra della buca e poi quella dell'altoparlanti e no, poi il coro, questo non è possibile. Sono tre muri, io infatti, vabbè, io a differenza tua appunto cercavo di... Quando sto insieme al coro, no, onestamente... Sì, ok, quando sto insieme al coro c'è una questione di raffinezza, poi anche loro non sentono l'orchestra, si può capire. Ma lavorare con gli speakers, Mario, sì. Si può campare. Allora, invece di metterli questi davanti, puoi anche mettere questi e poi ne metti anche due un po' più indietro. Sì, in modo tale, ma c'è anche quella persona che fa i regolatori, sì. Anche quella persona è importante perché da lui, da lei dipende anche se si possono fare delle regolazioni mentre durante lo spettacolo. Sì, quello sì, sono perfettamente d'accordo. Ok, dimmi come sei arrivato in questo mestiere? Io ci sono nato in questo mestiere. Io ho iniziato a 8 anni a studiare canto, quindi. Otto anni, sì. Allora, ti dico, io ero un bambino romano, ovviamente nato a Roma, andavo dalle suore a scuola, per questo sarà che io non ho più grande rapporto con l'altissimo, naturale. Andavo a scuola dalle suore, quindi lì facevamo i compiti.
anche il pomeriggio. Quindi fino alle 4 ero a scuola. La mattina si faceva la scuola normale e il pomeriggio si facevano tutti i compiti. Quindi io tornavo a casa ed ero libero. Dal momento che vivevo in una zona di Roma dove non c'era tanto traffico, anzi, per niente, allora ero molto spesso davanti a casa, per strada, insieme ai miei amici a giocare a pallone, a divertirsi così, oppure andavo in chiesa a giocare a pallone nel campo della chiesa o a giocare a biliardo, il piccolo biliardino piccolo, oppure il calcio balilla, sai, quello così che si gioca così, no? Con i cacciatori. E quindi per giocare, giocavo dalle 4:30 alle 7, io ero libero e quindi giocavo. Ai tempi miei, quando ero piccolo, quindi 6, 7 anni, quindi calcola 63, 64, 65, venne fuori in quel periodo il passaggio dal latino all'italiano. Nella messa. Prima la messa era tutta in latino, poi credo col Concilio Vaticano II hanno cambiato e hanno messo questi canti che non si facevano con le chitarre. Orrore, ma che vivevano con l'organo, oh, sì, con l'organo di solito. E allora noi bambini eravamo, perché questa è una cosa molto importante, io lo chiamo reclutamento dei cattolici, cioè la chiesa la domenica alle 10 faceva la messa per i bambini. Poi dopo la messa si andava a catechismo, si andava a studiare la religione e ci davano dei dolcetti da mangiare, quindi capisci? Per gola, non per l'anima, ma per la gola, io andavo là, facevo colazione a casa e lì. E va bene, il buon di Motta, lì non so se ci sono italiani, non vedo Bianca e No. Denis, no. Però ai tempi c'era il buon di Motta, il Cocorì o altri dolcetti particolari, quindi vabbè. E quindi andavamo lì, però a messa si cantavano dei canti. Ah, si cantavano dei canti e io cantavo, come tutti quanti. Nel coro. Nei fedeli, no, non nei fedeli, nei Ah. fedeli, proprio in chiesa. La messa è t'adoriamo, ostia divina, t'adoriamo, ostia d'amor. Non mi ricordo il resto, però questo era. E c'erano dei canti specifici, dei piccoli interventi del coro, dei fedeli, e io cantavo. Apro una parentesi. Ero già in orchestra. Ero in orchestra, quindi calcola 1980-1987. Nell'85 io vado a vivere da solo. Quindi 86-87, poi ho debuttato. Io vado a vivere da solo e vicino casa mia c'era un distributore di benzina, sai, per la benzina. E vedo che lì c'era un biondo con gli occhi chiari. Dico, ma quello è Raffaele, tu non puoi immaginare come giocava a pallone quello, a football. Era un mostro. Vederlo lì mi è pure un po' dispiaciuto perché dico, per me questo doveva giocare in Serie A. Capisci? Questo doveva assolutamente giocare in Serie A. Allora, e lui mi dice, ma tu sei Pino? E tu sei Raffaele. Io Giuseppe Giuseppino, da piccolo mi Ah. chiamavano Pino. I miei amici pre-canto, pre-opera, mi chiamano Pino. Sì, tu puoi capire la differenza di chi è amico mio da tanti anni perché mi chiama Pino. Altrimenti, da quando io ho debuttato, quindi 87, 88, 89, c'è stato ancora qualcuno che mi chiamava, poi dall'89, quindi sono 30 anni almeno che mi chiamano Giuseppe. Però prima, tu sei Pino, tu sei Raffaele. Dico, come giocavi a pallone tu? E lui mi dice, come cantavi tu? Ma te lo ricordi che
quando cantavi tu, tutto intorno tacevano e tu cantavi da solo. Dico, no, non me lo ricordo. Io non mi ricordo mai niente. Dico, non me lo ricordo. Me lo ricordo io. Dico, ma tu giocavi a pallone, eri un mostro fantastico. Dice, vabbè, qua sai, la vita. Quindi, e chiudo, questo era un piccolo aneddoto per dirti che da piccolo già succedeva questa cosa. Noi avevamo a Roma, e abbiamo tuttora, dei cori molto importanti, la Cappella Sistina, la Filarmonica Romana, Accademia Filarmonica Romana, poi appunto, e noi avevamo un coro, noi avevamo, c'era un coro vicino al Parlamento, di frati, frati, non preti, frati, e musicisti però. C'era un organista, c'era un pianista organista e poi c'era il maestro proprio del coro, si chiamava Padre Catena. Questo padre era il preparatore delle voci bianche della Cappella Sistina. Ai tempi c'era Domenico Bartolucci, che era il grande compositore del Vaticano, Sì. no? Bartolucci Perosi prima, poi c'è stato Bartolucci e comunque sia Padre Catena preparava perché la Cappella Sistina ha le voci bianche e le voci maschili, non le voci femminili, bianche, femminili, quindi bianche, Sì. ma maschili, tutti maschi, non c'erano le femmine, lo sai che non si potevano, quindi voci bianche e maschili. Quelli che poi dalle voci bianche passava la voce, cambiava la voce ed eventualmente venivano presi nel coro dei grandi. Però la preparazione era separata, era diversa, non cantavano tutti insieme. Quindi Padre Catena era quello che lavorava con i bambini. E si era fatto anche un coro suo, appunto, dove poi hanno chiamato. E loro che facevano? Andavano in giro per Roma, nelle chiese, a sentire e a prendere, come si fa, appunto, quelli che hanno una natura. Prendevano tutti i bambini. Certo. Il coso, però in questo caso mi portò da loro il vice parroco, il parroco, il capo della chiesa, no? di quella chiesa lì. Disse, io conosco un coro molto importante, lo ricordo ancora il nome, Don Andrea si chiamava, perché non ti posso, vi posso, lo dico, l'ha detto ai miei genitori, lo posso presentare? Dice, sì, io sono andato lì, ho fatto l'audizione, ho cantato una piccola cosa, mi hanno preso. Fatto un anno di preparatoria e 4 anni di coro. E dal coro ero solista, quindi io facevo il solo insieme ad altri due, e in più ci insegnavano anche il pianoforte. Quindi ho fatto 3 anni di pianoforte, con un po' di solfeggio anche. Questo è stato il mio inizio con la musica, dalla chiesa. Questa è un'altra cosa, per esempio, che non si fa più tanto. In Italia. Adesso vogliono diventare subito grandi È cantanti, vero, quando invece bisognerebbe cominciare con gli amici. Sai perché, come sono andato io lì? Io non volevo andare in questo coro perché io a 7 anni facevo judo, sai, l'arte marziale, quella giapponese, ci ed sono ero stato per pure qualche mese. forte. Bravo, io ero anche forte perché a 7 anni tu sai che cintura bianca, cintura gialla, cintura arancione, cintura verde. Io a 7 anni ero già arancione e sarei, il mio maestro mi aveva detto che sarei diventato verde. A 8 anni verde vuol dire che tu a 17 anni, 15 anni al massimo, sei cintura nera. Capisci? Molto giovane, quindi, no? E non volevo, quindi mi piaceva. Poi sono sempre stato un fisico io. Mi piace la fisicità. Il toccare, fare questo E qui. la lirica. E la lirica, e la lirica, sì, la lirica. Quindi, proprio per questo motivo, come dire, come si può dire, ho un po' resistito. Mia mamma, dal momento che io poi a scuola dalle suore, ogni tanto facevo volare qualche bambino, e allora le suore dicevano, non può andare a judo. Pino non deve andare a judo, altrimenti E basta. fa male agli altri bambini.
No. E allora mia mamma e mio papà mi hanno spinto ad andare in questo coro. In effetti è stata Per la mia. migliorare il tuo spirito. Sai perché poi ho accettato di andare in questo coro? Proprio perché c'era il ping pong, c'era il calcio balilla, c'era il piccolo biliardo, c'era un piccolo cortile dove si poteva giocare a basket o a calcio. Era una piccola cosa, era dentro il cortile di una chiesa, però c'era da giocare. Allora ho accettato, perché altrimenti se non si poteva giocare, io non, a 8 anni che cosa pretendi? Che un bambino va a fare le cose seriamente, no? E allora lì ho iniziato. Ho iniziato lì e poi dopo, quindi sai, la mia esperienza con il pubblico, quando poi canti io ho debuttato a 30 anni, perché io ho debuttato nell'87, avevo 30 anni, ma ho fatto tante cose prima, no? Quando suonavo in orchestra, che c'era tanta gente, io ho suonato anche dal Papa, alla Sala Nervi, 6.000 persone, non cantavo e non suonavo da solo. Però l'esperienza, ho Sì. Sì. suonato all'Arena di Verona, 14.000 persone, il solo del Rigoletto. Do fa mi so fa ti, quella del Rigoletto, violoncello e contrabbasso, quindi sparafucile e Rigoletto. Io quello l'ho fatto 10 volte. E mi ricordo la prima volta che mi cacavo sotto, di paura, avevo messo troppa pece all'arco, sai. Quindi ho fatto E facevi tremolo. perché prima ce n'era troppa e non facevi casino ho fatto. Questo per dirti, sono tutte sfide che poi comunque nella vita servono. Non subito che la prima esperienza che fai, pac, vai a cantare, che ne so, in televisione o a la gradualità. Quella che io sto cercando di insegnare ai miei allievi, la gradualità. Un mattone, un altro mattone, la costruzione delle cattedrali, come si fa? Lentamente. Allora, il tuo Gradualmente. debutto 87. 30 anni. Io ho fatto il mio debutto 86. Avevo 16 anni sul palco dell'opera, ma in un concerto. Anni, 16 anni, che cosa hai cantato? Due canzoni popolari rumeni con l'orchestra. Sì, no, io avevo fatto ovviamente tante altre cose perché poi in conservatorio ho fatto per esempio un pochino il solista, abbiamo fatto la Sestina di Monteverdi dove c'è il Lamento d'Arianna, no? Lasciatemi morire, quello è un quintetto e a cappella. E quindi quello lì, quando l'ho fatto, cioè, beh, dovrebbe essere un'opera, ma quella lì, quel Sestina si chiama Lacrime d'amante sul sepolcro dell'amata. Io l'ho fatto tutto quanto. Prima dovevamo declamare il testo, quindi io declamavo il testo, leggevo forte davanti al pubblico. E poi dopo canti, però non con tutto il coro, perché poi dopo facevamo anche altre cose. Quindi ho sempre fatto delle esperienze anche da solista, anche come contrabbassista. Io ho suonato il concerto di Kussevitzky, ho suonato tante cose, Bottesini e così via. Quindi, per dirne qualcuno, ovviamente. E già dall'inizio, quando ho iniziato in conservatorio, noi avevamo il saggio finale alla fine dell'anno. Sai che si fa ovunque, però quella è una bella esperienza. Sì, c'è nonna, c'è zia, c'è mamma, ma c'è anche tanta gente che tu non conosci. Magari sono gli amici, i genitori degli altri tuoi compagni di classe, però capisci? Allora, questo imparare gradualmente, invece di andare subito pa, a Sanremo oppure vai subito, c'è bisogno di gradualità. C'è bisogno di gradualità, cosa che non si fa più adesso. Adesso ti buttano subito su un palcoscenico. E io non sono d'accordo. Non sai che, per esempio, ho
dei ex studenti miei che hanno fatto il loro debutto sul palco, essendo quel che fanno la compa Comprimario, comp comprimario. co non Scolopato. comprimare, no, nemmeno parlavano qualcosa. Comparse, comparse. Comparse, erano Ma solo comparse. è E bellissimo, poi adesso sono cantanti che grazie. cantano dappertutto nel mondo, Sì. ma hanno fatto il loro debutto così, hanno sentito il palco sotto la scarpa e una sensazione straordinaria. E poi non devi nemmeno cantare, la responsabilità è tanto piccola che puoi inalare tutto, respirare tutto. Sono perfettamente d'accordo. Infatti, e questo è molto importante. Tu immagina, per esempio, adesso sono il direttore del coro che si chiama Cantoria ed è un coro che ha voluto fortemente il maestro Gabbiani, che è uno dei più importanti, in assoluto uno dei più importanti maestri che abbiamo di coro in Italia e anche a livello mondiale. E il maestro Gabbiani, dal momento che è responsabile di tutta la parte corale del Teatro dell'Opera di Roma e quindi anche delle voci bianche, noi abbiamo 120-130 bambini che studiano il coro nel Teatro dell'Opera. E loro iniziano tipo a 6 anni e a 16 anni devi andare via. Stanno lì. E lui praticamente ha voluto questo coro perché dice: a 16 anni hai fatto già un percorso, no? Hai già cantato, hai già studiato, hai fatto delle cose. Io li ho sentiti l'anno scorso, mi hanno sconvolto. Hanno fatto un saggio dove hanno fatto a memoria, dai piccolini così a quelli un po' più alti di 16 anni, vedi queste ragazze che già sono tutte donne praticamente, e poi vedi le bambine piccoline o i maschietti piccolini, il caschettino così, hanno fatto un pezzo di Ennio Morricone che è un contrappunto a 24 voci, un po' come i fiamminghi, eh? 24 voci a memoria. Io sono rimasto, e tanti altri pezzi, io sono rimasto così. Contrappunto a 24, infatti poi lo hanno ripetuto a Caracalla quando Morricone ha fatto, Ennio Morricone ha fatto quattro concerti, sempre sold out, eccetera, e loro cantavano questo pezzo qui, perché è un pezzo incredibile. Bene, allora il maestro che cosa ha voluto? Tu finisci a 16 anni e poi, prima di andare a fare il concorso per entrare nel coro, per esempio, c'è un vuoto. 2 o 3 anni. Ma non molti di più, perché il coro dei professionisti poi c'è una lunga lista d'attesa, quindi deve liberare il coro qualcuno che va in pensione, magari una sostituzione, quindi sono tanti anni, no? Magari 10 anni. In quei 10 anni tu che fai? O sei abbandonato a te stesso? Allora lui ha detto: prendiamo noi e facciamo dai 16 ai 24, 25, 26 anni, prendiamo noi. E gli diamo la possibilità di studiare la musica, il repertorio in un certo modo. E i maschi hanno tutti avuto la muta della voce, no? Quindi sono tutti quanti diventati tenori, baritoni o bassi. Quindi è a posto. Ovviamente, proprio delicati all'inizio, non vogliamo mai farli comprare Assolutamente sì. assolutamente, però. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto il Requiem di Mozart, quest'anno abbiamo fatto il Gloria di Vivaldi, abbiamo fatto il Festino di Banchieri, che è una raccolta di 20 madrigali, per la notte del giovedì grasso di Carnevale, in pratica, quindi è tutto un gioco divertente. E l'abbiamo fatto proprio prima del lockdown, quindi il 25 di febbraio è stata l'ultima volta che ci siamo visti fisicamente con queste creature. E quindi immagina che abbiamo studiato molto, abbiamo studiato, abbiamo lavorato moltissimo ed è stata una cosa molto interessante. E
Il Requiem di Mozart, dal momento che al Teatro dell'Opera c'è anche una scuola per solisti, che si chiama Fabrica, abbiamo preso i solisti da lì. Quindi soprano, contralto, tenore e basso dei solisti del Requiem di Mozart non erano i nostri, erano più grandi. Invece, quest'anno che abbiamo fatto il Gloria di Vivaldi, abbiamo preso due ragazze del nostro coro, che hanno fatto appunto la parte del soprano e del contralto. I banchieri abbiamo fatto fare delle piccole parti solistiche, non abbiamo fatto solo tutto sempre a cappella, e stiamo studiando la Petite Messa Solennelle di Rossini, dove speriamo di poter dare le parti solistiche ai nostri ragazzi, perché vogliamo che crescano in un certo modo. Ecco, questo è il lavoro che per esempio io sto facendo in questo periodo, che è molto molto importante, però tu calcola che per adesso siamo solo 32 come ragazzi. Qualcuno è andato via, qualcuno non ha retto, qualcuno ci ha provato e poi magari è andato via da Roma e così via. Però tu immagina che noi abbiamo almeno 10 ragazzi che non hanno mai studiato la musica, perché non vengono tutti da lì, vengono anche da fuori. Quindi 10 ragazzi che non hanno mai studiato la musica. Altri 15 che hanno una buona infarinatura, come si dice, no? Hanno una buona, piccola, piccola buona conoscenza della musica, e che vengono, molti vengono da quel coro del Teatro dell'Opera, dei bambini. E poi ce ne sono 5-6 che hanno già la licenza di solfeggio, o sono in conservatorio che stanno studiando canto, quindi una parte un po' più. Quindi abbiamo tre livelli in pratica. E noi stiamo cercando di alzare, per cercare il più possibile di renderli omogenei, no? E tu stai lavorando sulle loro voci? Assolutamente, assolutamente. Io l'anno scorso ho fatto anche un po' di tecnica con loro. Però ho lavorato prevalentemente sul repertorio. Il maestro Gabbiani insegna un pochino le parti, alle varie sezioni. E poi c'è Elisabeth Norberg Schulz, non so se la conosce, è stata un soprano italo-danese della Danimarca, italo però, perché lei è più romana che di Oslo, che invece fa tecnica. Lei insegna proprio tecnica e amalgama del suono, cioè il suono per il coro. E ti posso dire che è stato molto interessante, è un'esperienza molto interessante. Il maestro d'altronde mi ha detto: allora, tu sei stato voce bianca, hai suonato in orchestra, hai fatto il cantante, sei direttore d'orchestra, in più, quando fai direttore d'orchestra, un po' il coro lo devi conoscere, perché io ho diretto la nona di Beethoven, ho diretto le opere, e quindi è ovvio che il lavoro con il coro Sì. lo devi saper fare. E quindi io voglio te per creare questo coro. E infatti purtroppo questo lockdown ci ha fregato un pochino. Vedremo adesso da settembre, forse più ottobre, più facilmente ottobre, perché ancora in Italia c'è un altro problema. In Italia siamo gli ultimi, gli artisti sono gli ultimi. E quando si Non parla poi. solo in Italia. Non so, ho letto degli giornali tedeschi che gridavano come che si può andare nell'aereo con tutti i posti occupati e poi non si aprono i teatri. Come Assolutamente, funziona? esatto, questa è una cosa che ci fa impazzire a tutti. Noi siamo obbligati a stare così, appunto, ma non è solo l'aereo, ma tu devi vedere la gente che va in giro, stanno tutti così, è una cosa assurda, assurda, assurda. Quindi, però noi, poi specialmente noi musicisti classici, siamo proprio gli ultimi, perché pensano al cinema, al teatro, alla musica pop, rock, eccetera. Poi c'è tanto altro e poi c'è la musica classica, quindi lirica e sinfonica, sinfonica.
noi siamo praticamente i più cari. È molto costoso questo dominio della musica classica, perché anche l'opera è un buco nero dove si perdono i soldi, così così, perché si investiscono soldi praticamente nella cultura, non viene niente indietro, no? Non c'è un profit, che solamente nella cultura della gente, nella crescita spirituale. No, tipo, sì, infatti poi diventi un cittadino migliore, per questo che ho detto che dovremmo fare tutti la musica e tutti lo sport, proprio perché ci alza il nostro livello spirituale e il nostro livello fisico anche. Quindi, ma il problema è che io sono convinto che è ovvio che la cultura è in perdita, cioè la cultura non fa, se si fa bene. Non fa guadagnare, ma ha un indotto, si dice. Un indotto significa un insieme di collegamenti. Non è soltanto il cantante, il direttore d'orchestra, il regista, il coro, l'orchestra, i macchinisti, gli elettricisti, gli attrezzisti e poi questa è la parte artistica, uffici. Amministrazione, sovrintendenza, direzione artistica, public relations, eccetera, eccetera. Ok, bene. Ma c'è fuori tanto altro. I laboratori per costruire i costumi, le scene, Sì. i ristoranti, il catering, ma c'è talmente tante persone che lavorano. Quello che la cultura crea ricchezza. Noi abbiamo avuto purtroppo con Berlusconi, purtroppo, Berlusconi ha una responsabilità immensa nel far diventare il cervello della gente sempre più piccolo. Con le TV commerciali, non le TV Rai, no, le TV commerciali, ma da 40 anni, da 40 anni. Hanno cominciato con i striptease. La notte, all'una, alle 2 di notte, e alle 3 di notte che vedevi queste belle ragazze tutte nude, piano piano, poco poco, non pornografiche, solo striptease. Quindi piano piano hanno cominciato a prendere pubblico e poi qualche piccola trasmissione, eccetera, e poi è arrivato Berlusconi e ha creato una televisione idiota. Il livello culturale delle televisioni di Berlusconi è stato nei primi 10-15 anni, demenziale, demenziale. E quindi la gente ha soltanto visto le cose stupide, soltanto le cose di un livello culturale molto basso, molto basso. E la società ha sempre abbassato il suo livello. Quindi è uno dei nostri ministri anche più importanti, come si diceva una volta, perché è il ministro dell'economia, il ministro delle finanze, Giulio Tremonti, della Lega, di questo deficiente di Salvini che abbiamo adesso noi in Italia. Ecco, questo Giulio Tremonti, sai che cosa ha fatto? Ha detto una volta: con la cultura non si mangia. Ci ha ammazzato. Infatti, per colpa di questi governi, la cultura ha sempre preso meno soldi, sempre meno soldi, sempre meno soldi. Cultura, scuola e sanità. Ci hanno distrutto Sono tutto. le tre cose che praticamente assicurano il livello alto di una società. Bravissimo, della vita di una società, esatto. Scuola e cultura, ma comunque scuola e l'insegnamento, quindi la scuola normale. La cultura e la sanità. Poi un popolo che è stupido è più facile a manipolare. Infatti è questo quello che si crede. Questa è la cosa drammatica che si crede, proprio questo. E penso che anche è tutta parte di un sistema di fare la gente più facile a influenzare. Anche se tu vai in teatro e ti insegnano una cosa che ti fa svegliarti e vedere le cose differentemente intorno, allora
sei una persona più difficile A gestire, a certo. gestire. Allora, questa non è una cosa che loro vogliono. Ma Bene. questa cosa è terrificante, capisci? Perché noi non abbiamo più la possibilità adesso di portare avanti un discorso. Se tu vedi, sì, l'economia è importantissima. Adesso noi, per fortuna, adesso il nostro, per adesso, il Covid è molto basso, molto basso. Ogni tanto qua e là viene fuori qualche momento un po' particolare, però in effetti sono sempre tanti 18, 20, 30 morti. Siamo per questa stupidissima malattia. Però è sotto controllo. Almeno in Italia penso che sia sotto controllo. Pensiamo almeno che sia sotto controllo. Il problema è che però tutti hanno ripreso la loro attività e il teatro e l'opera no. Questa è una cosa impossibile. Impossibile. Per esempio, Muti ha fatto un concerto, o li facciamo negli spazi molto grandi. Lui l'ha fatto a Ravenna nella Rocca Brancaleone. La Rocca Brancaleone è una grande. Quindi E con po pochissimo erano pubblico. tutti in fila con almeno 2 metri di distanza laterale e anche da quindi c'era molta, 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 molta meno gente, è ovvio. Adesso qui a Roma, per esempio, stanno preparando con Daniele Gatti che dirige, stanno preparando il Rigoletto, Rigoletto al Circo Massimo. Massimo è stato uno degli stadi più grandi che noi abbiamo avuto, gli antichi romani, no? È talmente tanto spazio, però sai, c'è una legge stupida che noi abbiamo che io non concepisco. Io sono per questo governo perché sono sicuro che se c'era la destra al governo qui sarebbe stata un'ecatombe. Quindi perché sono veramente delle persone squallidissime. Quindi per me questo governo sicuramente, con tutte le critiche che si possono fare, è, come si dice, il meno peggio, eh? Sì, il meno peggio, o sicuramente il meglio degli altri. Però mettere una legge che dice che si può essere solo 1.000 persone, tra pubblico e artisti in palcoscenico, all'aperto, e al chiuso 200 persone. Se tu hai un teatro, cioè io credo, questa è la cosa, tu rispetta la distanza, vuoi 1,5 metri, vuoi 2 metri, va bene, facciamo. Però se entrano 500 persone, 1.000 persone in teatro, tu dai la possibilità alle 1.000 persone in teatro e gli artisti sul palcoscenico, vabbè, si vedrà, ma non si può fare, no, solo quello. Il teatro è piccolo così, o il teatro è enorme come, che ne so, la Scala, eh? Dal teatro più piccolo al teatro più grande, sempre 200 persone. È stupido. Sì, ma comunque c'è anche questo problema delle persone sul palco, degli artisti che praticamente non hanno gli spazio di esercitare Lo il sai, loro ma come fai? mestiere. A loro vengono i sindacati e dicono: siamo in pericolo, non possiamo fare niente, andiamo a casa. Io so che i nostri sindacati stanno cercando, sì, rispetto della salute, prima di tutto, però anche dobbiamo cercare di riprendere, perché noi, per esempio, io dovevo andare in Giappone, faccio un esempio, a febbraio-marzo, cavallo tra febbraio e marzo, poi dovevo ritornare a maggio, dalla metà di maggio fino alla fine. E non sono andato perché c'è lockdown da noi, ma anche da loro. Adesso devo tornare 10, 12, così di settembre. Non lo so se posso andare. Poi devo ritornare a dicembre, forse a dicembre, spererei di sì, spero. A settembre ancora non si sa. Non si sa. Hanno comprato il biglietto.
però non si sa se si parte. Sì, allora apriamo un po' questo soggetto di Giappone, cambiamo un po' l'atmosfera perché siamo già lugubri così. Dimmi, in Giappone cosa fai? Allora, in Giappone, come sai, io ho cantato per 20 anni. Io ho debuttato in Giappone addirittura prima di tanti altri teatri, tantissimi altri teatri. Quindi io ho debuttato nell'88, dicembre 88, e poi ho fatto anche a gennaio 89, quindi veramente tanti anni fa. Ero proprio all'inizio. E quindi come cantante. E calcola che dall'89 sono andato un paio di volte, poi dal 94 sempre ogni anno sono andato. Ai primi anni no, facevo un anno sì e un anno no, un anno sì e un anno no, ma poi 94, 95, 97, 98, 2000, o un anno o 2 anni, fino a che poi credo dal 98, così, 90, quindi dopo 10 anni che ero già conosciuto tutti gli anni e anche certe volte un paio di volte l'anno. E ho cantato, credo che sia dopo Vienna e la Scala, sia Tokyo la città dove ho cantato di più, più titoli. Ho cantato veramente tanti, tanti ruoli a Tokyo. Quindi prima sono andato come cantante. Quando ero cantante e già conosciuto, non in modo assurdo, però abbastanza. Erano già 5-6 anni che cantavo. Quindi era nel 92, insieme a Daniela Bessì, che in quel momento era la mia compagna, e il maestro Gustav Kuhn, che è un direttore d'orchestra, e la nostra manager lì di Tokyo, signora Manabe, Keiko Manabe, abbiamo creato l'Accademia Opera Academy della Suntory Hall. Noi abbiamo fatto in quel periodo, stavamo facendo con Kuhn e Daniela, stavamo facendo il debutto di Daniela in Traviata lì in Giappone. E quindi abbiamo dato i nostri soldi dei diritti televisivi, TV rights, quindi i diritti della televisione, perché ai tempi si pagavano, adesso è tutto zero, ma una volta quando cantavo io c'era il 10% quando c'era la diretta radio, il 30% del cachet, quando c'era la diretta In televisione. in Eurovisione. Poi c'era un cachet in più per la ripresa, anzi un mezzo cachet per la televisione, un cachet per il disco o per il video. Quindi c'erano tanti soldi che si prendevano in più. Dopo un po' hanno cominciato gli americani e gli inglesi a cancellare tutte queste cose e noi po 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 tutti quanti dietro ed è stato cancellato tutto. Praticamente non abbiamo più preso soldi. In quel periodo quindi c'erano i diritti della televisione che ci dovevano dare e invece questa signora giapponese, Keiko Manabe, ha detto facciamo questa accademia per solo giovani giapponesi. Bene, abbiamo messo questi soldi e quindi sono state fatte le audizioni e hanno cominciato con questa accademia. Di solito l'accademia era quella, noi tornavamo perché anche se la Suntory Hall è una sala da concerto, è la più importante sala da concerto dell'Oriente, diciamo, è un po' come la Carnegie Hall a New York, eccetera, all'Olympia a Parigi o altre. E quindi a Tokyo c'era questa splendida sala. Karajan ha fatto l'inaugurazione e ha partecipato con i tecnici tedeschi allo studio dell'acustica di questa sala che è strepitoso e l'ha fatta anche a immagine della filarmonica. È un po' come concetto, è un po' come la filarmonica. E quindi abbiamo fatto questa accademia.
I primi allievi sono stati i nostri cover, in pratica, quando noi andavamo lì, perché in Santori Hall si fanno i concerti, però la Manabe e Gustav Kuhn hanno inventato la Hall Opera, quindi l'opera in sala. Credo che sia tra le primissime volte che è stata inventata. Praticamente l'orchestra viene schiacciata tutta indietro con delle telecamere, il direttore viene ripreso, si crea dietro al direttore, quindi davanti al pubblico, si crea una fascia di palcoscenico, proprio perché l'orchestra viene un po' compressa indietro, quindi si creano questi 4-5 metri dove si mettono, che ne so, quando abbiamo fatto la Bohème la prima volta, hanno messo un tavolo, la stufa, un letto, proprio le cose senza scene, senza scene. Poi dopo hanno inventato anche le scene, però all'inizio era molto, molto semi-stage, come si dice, no? E, però poi con i costumi, con le cose, il trucco, tutto quanto. E quindi avevamo questi cover che erano anche gli allievi dell'Academy. Chi è che insegnava all'Academy? Insegnavano tutti quei grandi cantanti che venivano lì, andavano a Tokyo a fare un concerto e magari erano amici della Keiko Manabe, e allora Keiko chiedeva: potete fare una masterclass di un'ora, di 2 ore? Ai nostri ragazzi, e allora quelli stavano lì e ascoltavano. Poi quando andavo io o andava Marco, io pochissimo, quasi zero, ma quando andava il maestro Kuhn, quando andavano certi direttori d'orchestra, alcuni pianisti, Corre Ripetor, tipo Marco Boemi, il mio pianista e direttore d'orchestra, col quale ho fatto più cose. E quindi lì praticamente questa accademia ha cominciato a crescere. Tu immagina che adesso, poi a me mi hanno chiamato nel 2011, quindi calcola dopo un bel po' di anni, e mi hanno detto: vuoi diventare il direttore, non artistico, ma il direttore tecnico, il direttore didattico di questa accademia, perché vogliamo valorizzarla ancora di più. Adesso c'è un momento di, non di stop, ma di stasi, no? Un po' così. E allora dice: vorremmo avere te che ti ritiri un pochino su le sorti dell'Accademia. Dico: come no? In quel periodo io avevo già finito di cantare, avevo già smesso di cantare, stavo già insegnando, e allora ho cominciato ad andare 3 volte all'anno lì, in Accademia. E in 8 anni noi abbiamo avuto una media, noi facciamo i corsi ogni 2 anni, che durano 2 anni, e li chiamiamo primavera, i primi 2. Poi, se c'è qualcuno bravo, ma veramente bravo, passa advanced, altrimenti bye bye. E quindi abbiamo sempre avuto, quindi sono 8 anni, questo è il nono, e quindi abbiamo fatto 5 corsi, 4 e mezzo. Questi 4 corsi, tu immagina che noi abbiamo avuto un centinaio di allievi, di cui 20-30 si sono persi durante l'anno, durante gli anni. Sono arrivati alla fine un'ottantina, e noi abbiamo già 4-5 ragazzi che sono già in carriera in Giappone. Quindi tu pensa, 84 vuol dire che abbiamo un 5% di successo con gli allievi. E tu immagina che i miei colleghi, quindi quando io vado 3 volte, da quest'anno dovevo andare 4 volte, ma con il lockdown è saltato tutto il progetto. Però 3 volte, ogni anno andavo 3 volte, però sto un paio di settimane lì, e poi dopo continuano il mio lavoro, lo continuano dei miei colleghi, dei miei assistenti, colleghi. E sono tutti insegnanti di università, ce n'è uno per esempio che è in carriera ancora, che è uno specialista di musica barocca, molto, molto bravo.
specialista di Bach, veramente straordinario, e tutti gli insegnanti, in un modo o in un altro, sono un po' specializzati, una in liederistica tedesca, una in musica d'opera italiana, romantica, quasi verismo, un baritono che canta di tutto, ma è molto bravo. Abbiamo degli insegnanti molto preparati. Poi io faccio il direttore didattico e tu pensa che noi a marzo dovevamo fare il concerto dei migliori allievi dei nostri primi 8 anni. Saltato tutto, lo faremo a dicembre. Possiamo fare. Questa è un po' la storia di questa accademia. E lì in Giappone io vado sempre, spessissimo, proprio perché è molto importante anche la mia presenza lì. Sì. Dando un metodo. Qual è la posizione della cultura lì? Come si sente? No, la cultura, posso dire, la Suntory Hall è la sala, ripeto, più prestigiosa del Giappone. Loro lì non è che producono anche, ma loro affittano la sala a tutte le orchestre che vengono in tournée dal mondo. E a tutte, tu immagina, soltanto a Tokyo ci sono 12 orchestre. Questo solo per capire, non puoi immaginare quante sale da concerto ci sono, con un'acustica straordinaria, straordinaria. Vai. Oh, che bello, qui canto proprio un surplus, non c'è bisogno di cantare tutto, puoi cantare con... Poi certo, quando devi cantare forte è fantastico, ma ti posso assicurare che i recital in quelle sale lì sono qualcosa di straordinario. E il pubblico è un pubblico fantastico, molto discreto, ma si sfoga anche tanto, alla fine impazziscono. Posso dirti che io quando 2 anni fa ho ripreso a cantare come baritono, te l'avevo detto, no? Ho fatto un tour di 4 concerti. Uno era a Tokyo, ma poi a Fukuoka, un altro paese. Ma la gente, io ho detto, ma non si ricorderanno neanche di me, probabilmente, dopo 10-11 anni che non canto. Invece no, invece c'è quel rispetto nei confronti dell'artista. Quello che c'era una volta, non so se ricordi, ma c'era, per esempio, Bergonzi, ha fatto Nemorino al Metropolitan, ma ha fatto pure Radames, ha fatto pure... Cioè, capisci? Dopo un po' che tu vai in un teatro, come a me è successo, per esempio, a Vienna, tu lo sai che io a Vienna sono Kammerzeit. Ho questo titolo, per me è molto molto molto, c'ho proprio qui davanti a me il titolo di Kammerzenger, e ho fatto più di 100 recite io a Vienna, questo anche, no? Però tu non puoi immaginare alla fine della recita quanta gente c'era fuori ad aspettare per la firma dei programmi, delle foto. In Giappone poi è una cosa incredibile. In Giappone sei quasi, forse in certi casi, sei ancora di più a firmare che non a suonare o a cantare o a dirigere. Il concerto certe volte dura di meno di quanto invece dura le firme, perché poi ognuno ti porta un cartello, i dischi, varie fotografie, poi vogliono le foto, perché poi oggi ci facciamo le foto. Quando torno, loro mi fanno firmare le foto di oggi e rifanno le foto. E quindi la volta dopo, è una catena meravigliosa. Questo succede appunto anche a Vienna, che è la mia seconda casa. Vienna e Tokyo, più della Scala. Io in Scala ho cantato 14 titoli, ma a Vienna 20. 20 titoli. In Giappone sì, saranno forse pure tra Vienna e la Scala. Hai detto che
sono questi cantanti che forse pensi che li hanno dimenticati, ma non è vero, non è vero. C'è una cultura per i cantanti che hanno fatto vivere delle esperienze straordinarie al pubblico. Esattamente. Io anzi ho una cultura per i cantanti che a me mi hanno insegnato tanto quando io ho ascoltato tutte queste incisioni. Dimmi un po', hai avuto degli esempi, degli idoli che hai seguito nella tua carriera, forse più all'inizio? Guarda, non voglio sembrarti arrogante, però io ho sempre cercato di trovare la mia strada. Tanto è vero che se io ti facessi vedere la mia CD-teca, Fai. ma no, no, Come? per dire, poi se vuoi faccio vedere, ma no, ci sono magari tanti Werther, ci sono tanti Faust, ci sono tante Manon, ci sono tante Lucie o tante Bohème. Perché questo? Ma non perché io le ascoltavo prima, le ascoltavo dopo. Quindi io prima cantavo, prima debuttavo, prima facevo la mia cosa, poi sentivo Strauss, Guetta, Pavarotti, Corelli, Di Stefano, dopo. Ah, tu Perché? sei anormale, mi scusi. Io lo so che sono, l'ho sempre detto, ma a me non fa piacere. Prima vedi che tu sei un mio caro amico e quindi lo capisci. Lo so, ma lo dico e non ci credono. Dicono che magari pensano che io faccio lo snob. No, no, è così. Io ho sempre cercato, ovviamente, parliamoci chiaro, io quando studiavo canto, io ho iniziato, io me lo ricordo ancora la data perché è facile da ricordare. Il 5 di marzo del 1985. Io ho preso la mia prima lezione di canto. 5 di marzo 85, 12 settembre 87, quindi un anno e mezzo dopo, io ho debuttato. Quindi ho studiato un anno e mezzo. E che cosa hai Poi cantato? ho fatto Lucia, io ho vinto tre concorsi. Quindi ho cantato il concorso Aslico di Spoleto, dove è nato Corelli, Lafreni, eccetera, e ho cantato Lucia, quattro recite. Subito sono partito, 12, 14, 16, 18. Il 19 sono andato a Milano, che avevo vinto un'audizione all'Aslico di Milano, dove c'era Leila Genscher, che era la direttrice del concorso. Il Daniele Gatti mi fece l'audizione insieme alla Genscher, eccetera. Che mi hanno preso per Werther e io il 29 di settembre, quindi 18-29, dopo 11 giorni, ho debuttato Werther. Poi il terzo è stato credo, il 21 di ottobre, quindi 29-21, dopo meno di un mese, io ho debuttato la Bohème con quel maestro che la Bohème non si studia, si sa. Col maestro Rinaldi, perché avevo vinto il concorso Battista. Quindi questi tre concorsi mi hanno dato la possibilità di debuttare. Questa è la cosa che io ho sempre cercato. Non mi servivano i soldi, io già lavoravo, io già suonavo in orchestra, quindi io guadagnavo i miei soldi. Io ho sempre puntato a fare i concorsi dove il premio non erano i soldi, ma era l'allestimento di un'opera. Così facevo esperienze. Questo è stato il motivo per il quale ho fatto alcuni concorsi e altri no. E quindi, che cos'è da dove eravamo partiti con Dagli esempi che ascoltavi o non ascoltavi. dagli esempi. Quindi io ho sempre cercato da musicista, perché appunto dal 5 di marzo dell'85 io ero già in orchestra da 5 anni. Sì, perché nell'81 io mi sono diplomato da 4 anni ero in orchestra. Ero stato primo contrabbasso all'Arena di Verona, quindi avevo suonato il Nabucco, il Rigoletto, il Don Chisciotte di Mincus, il balletto, avevo suonato la nonna di Beethoven, avevo suonato che altra opera c'era che non mi ricordo,
Comunque avevo suonato già cose importanti a 24 anni. Poi da lì sono andato a Santa Cecilia, ho suonato con Savalli, ci ho suonato anche con grandi direttori d'orchestra, grande repertorio, settima di Beethoven, la sesta, tante cose importantissime per 3 mesi. Poi avevo fatto i miei concorsi come contrabbassista e ho scelto di tornare a Roma, alla Sinfonica della Rai di Roma, e lì ho fatto 11 mesi l'anno per 6 anni. Quindi io, mentre stavo facendo manca sollecito, più delusa, il Baccai o il Panofka o il Concone, questi libri di tecnica, io li leggevo a prima vista a lezione. Non è che una maestra mi diceva: allora studiati il 2 del Concone. Io andavo a casa, do re mi fa sol la si do re, no, quanto lì, quindi il problema si analizzava lì. Ora, una certa natura, dal do al re, ok, la lettura. Io facevo lezione il sabato, mi ricordo, sabato pomeriggio e domenica mattina. Il sabato sera, dopo che facevo la lezione da con la mia insegnante, io la sera andavo a fare il concerto in Rai. È successo tante volte di fare tutti questi cazzi di esercizi di tecnica, e poi la sera sono cian 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 cian
suonavo la seconda di Mahler, la quinta di Mahler, cioè tutto suonato in quella cavolo d'orchestra. Capisci? Quindi è ovvio, stavo all'asilo con il canto e all'università con l'orchestra. Era anche un squilibrio, però io ho studiato e lavorato contemporaneamente. Quindi il fatto di studiare un ruolo, all'inizio magari qualche cosa l'ho sentita di qualcuno, magari Pavarotti, poi io facevo parte dell'agenzia, non quando ho debuttato da ragazzo, quando ho debuttato da ragazzo, cioè da vincitore di concorso. Dopo io sono stato preso nell'agenzia della moglie di Pavarotti, della prima moglie di Pavarotti, la meravigliosa Adua. E Adua Veroni in e quindi ho conosciuto Pavarotti, ho conosciuto la Khabaivanska, la Freni, gli Auroff, ho conosciuto tutti quelli che lavoravano nella nostra agenzia e quindi li vedi. Però non ho mai, ho ascoltato, ho guardato. Io la prima volta che ho pranzato con Pavarotti, lui stava qua, io stavo qua e c'era la mia fidanzata che stava là. E lui, vabbè, lasciamo stare. Figlio d'Androcchia, vabbè. Che cosa mi ha detto? L'hai mai cantata la Traviata? Dico, no, maestro, stai attento, Quando fa, eh sì, da un anno, un dì felice. Attento a quella E che sarà sempre bassa, la devi tirare su. Io manco sapevo che cazzo era l'eterea, quella nota lì, io non sapevo niente, non la conoscevo, nel senso non l'avevo studiata, quindi non sapevo. E lui ogni tanto mi ha dato qualche, così, senza chiedere, mi dava dei consigli, ma non di tecnica. Lui non mi ha mai sentito cantare, due volte solo mi ha sentito cantare. Una volta quando andai a Pesaro a salutarlo nella sua villa che avevano a Pesaro, c'era Leone Magera, e allora dice: Dai, cantami qualche cosa. E io ho cantato il Faust. E vabbè. Un'altra volta, quando era proprio a Ravenna, doveva fare un recital alla Rocca Brancaleone a Ravenna, e dice: Giuseppe, vieni qua, dai, facciamo i vocalizzi insieme, dato che tu vai su. Perché ero molto acuto, no? Appunto, dai su facilmente, io mi appoggio su di te, così mi aiuti ad andare su. Quindi, dice: Oh, grazie, adesso sto meglio. Ho fatto anche i vocalizzi con Pavarotti. Non so che dire, io sono un uomo privilegiato, sono stato un uomo fortunato e privilegiato, questo non c'è dubbio. Ma poi mi hai raccontato una volta del tuo incontro con Corelli.
mi sono cagato sotto con Corelli. Una cosa straordinaria, Corelli. Perché per me il mio idolo è sempre stato. Ecco, ecco che volevo chiederti. Ma capisci che io non potevo imitare Corelli. No, no, ma Corelli, io quindi impazzivo per Corelli, però facevo un altro repertorio. Io non potevo cantare il Romeo e Juliette come lo cantava lui. Lui ha cantato anche la Boema, ha cantato pure il Werther, ha cantato pure la Lucia, cioè ha cantato che sia ma è così. Con sta cavolo di voce, quindi il fatto di imitare qualcun altro per me non è mai stato possibile. Sai che cosa facevo io? Ce l'ho ancora qui le cassette che mi facevo quando studiavo i ruoli. Io mettevo il disco, il CD, mettevo il CD, poi prendevo tutta la parte mia, tutta la parte di Rodolfo, per esempio, no? Però da una massimo due battute prima dell'entrata, fine della frase, se poi cantano gli altri, stop, una battuta prima e via. E quindi quando andavo in macchina e facevo questi miei lunghi, pum, 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 subito devi partire, devi subito stare lì. Per la memoria era straordinario, capisci? Quando dovevi memorizzare un ruolo. Quindi questo era per la sicurezza degli attacchi. Io infatti non ho mai avuto bisogno del maestro suggeritore, il souffleur. Il souffleur a me non mi è mai servito, solo una volta mi è servito, se no basta. Come no, non ti serviva il suggeritore tedesco che pronunciava come un tedesco il ruolo italiano? Ma quali sono i più interessanti momenti sul palco? Questo era per studiare il ruolo, oppure, e questo lo facevo espressamente con Kraus o Gedda, oppure con Till, Banzo, o qualcuno tipo dei tenori corsi, Lucioni, ce n'è un altro, quando dovevo studiare qualche ruolo per la pronuncia francese. Quando impostavo lo studio, io ascoltavo molto, ma per la pronuncia. Poi, certe volte, come ho fatto, andavo dalla coach francese, pagare, viaggio aereo, albergo, boom, boom, boom. No, ai tempi ancora non guadagnavo tantissimo. Poi dopo sì. E quindi ecco, o per memorizzare o per la pronuncia. Per esempio, io l'aria di... qual era? Le arie, tipo la Gerida Manina, Alle de Trois Soleils o qualsiasi Pourquoi me réveiller, eccetera. Io non le mettevo mai nel highlights, perché non, quella la cantavo io. Non mi interessava come la cantava Gedda, Kraus o qualcun altro, proprio zero. Ma non perché dovevo trovare la mia strada, la mia interpretazione, il mio modo, analizzando quello che c'è scritto. No, ma mi scusi, facciamo una parentesi, perché tu sei un musicista e tu, quando sei arrivato a fare questi pezzi, avevi già una storia musicale dietro, che tu avevi la capacità di inventarti a te senza avere bisogno di questo aiuto, di questa canna per appoggiarti sempre. Ma io devo dire che tutti gli studenti, devo dire sempre, ascoltate con quello, perché non capite niente, non conoscono, come tu dici, non conosco la pronuncia, ma non conosco nemmeno la musica, non conosco niente, non hanno questa educazione musicale che tu avevi a quello tempo per poterti inventare da te. Sai cos'è? È che io, per esempio, se tu ascolti per esempio l'entrata di Werther, je ne sais si je tout ce qui m'environne a l'air d'un paradis. È scritto piano quella.
Ora fai un po' la sulla con la I in piano. È un po' difficile. Allora, tu senti tutti all'erba paranì. No, ragazzi, cazzo, qui dobbiamo piano. Allora, può succedere, perché io capisco. Ho sempre fatto questo esempio. C'è qualcuno che ha dei problemi tecnici e allora canta come viene. C'è qualcuno che non ha problemi tecnici perché con la tecnica fa tutto, però poco cuore o poca ricerca perché è scritto piano, perché il compositore lì ha scritto piano, cosa voleva dire? Io capisco quello che vuole dire e lo trasformo attraverso il mio strumento. Però prima io ho sempre fatto uno, due, tre. Prima devi capire, poi lo filtri attraverso la tua gelosia, il tuo dolore, la tua felicità, la tua eroicità. Tu quando canti Otello, canti la gelosia di Marius, non la gelosia di qualcun altro. Poi se sai che per te è troppo, perché è troppo esagerato Otello, allora sarai un Marius esagerato nella tua emozionalità, capisci? Ma non puoi fare la mia di gelosia, che cazzo ne sai tu della mia gelosia? E tu vedi Otello, capisci, ma è la voce la tua, non è la mia. Capisci qual è il discorso? Allora, ognuno, il bello dell'opera è che noi andiamo a sentire i cantanti e ognuno di loro ci metterà la sua vita dentro. E dato che siamo tutti uno singolo, siamo tutti diversi uno dall'altro. La tua mamma e il tuo papà sono diversi dalla mia mamma e dal mio papà. I tuoi fratelli, se hai fratelli, io ho fratelli, la casa dove vivo, le donne che ho avuto, sono diverse dalle tue, credo. Sì. E poi chissà, nella vita, magari qualcuna se ce le scambiamo, dico, no, no, io c'avevo un mio amico che non dico chi era, e io dicevo, piccola parentesi, dicevo, perché lui era uno famoso, ma proprio molto famoso. E sì, poi c'è sta Giovanna e lo guardavo, Giovanna, e lui faceva no, pure Giovanna, sì, e poi c'era, e poi oh, ti ricordi Francesca? Sembrava di lingua. Eh sì, ma perché? Non diceva sì, faceva come di forse. Forse, molto probabilmente. Allora, ma quella stava con me? Ma quando? Prima o dopo di me? No, 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 prima, oppure dopo, dopo, non durante, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, dicevo, ti stavo dicendo delle arie, no? Io le arie non le ho mai studiate con gli altri. Dicevi che siamo differenti. Che siamo differenti, quindi se siamo differenti, la bellezza dell'opera è quella. Ma siamo differenti da quando ci siamo conosciuti noi 2 anni fa, 3 anni fa, quanto è stato? Marius, siamo già diversi. Guarda che barba bianca che ho io, più lunga, sono più grasso, meno grasso. Cioè, tu sai, c'hai un figlio, cavolo. Quindi capisci, pensa all'esperienza, quanto sei diverso tu adesso con un figlio in più nella tua vita e così giovane lui. Così vecchio, te, e così via. Cioè, sono tutte problematiche. Io ho dei figli, per esempio, tu lo sai, no? Che è un mio problema. È un mio problema. Infatti, ho detto il 2 di luglio c'è il mio piccolo che compie 12 anni. Vuol dire che io l'ho fatto, cioè, ho partecipato a farlo quando ero 50, avevo 50, 51 anni. Quando lo vai a prendere a scuola, che i genitori degli altri amichetti tuoi hanno 30 anni, 35 anni, 37 anni, e tu sei il padre di quelli lì, quindi sei il nonno di questo qui. Ma senti, se io mi levo la Sì, vabbè, non è barba. sembrare, la carta d'identità sono questi sono i problemi. Io vorrei conoscere tanto. Ho visto, per esempio, in Romania c'erano delle donne bellissime, per esempio, ma io sono vecchio, non mi posso avvicinare a quelle donne bellissime. Non mi vogliono, io infatti non ho neanche chiesto, non ho chiesto, però è la vita, è fatta così. Ci sono i momenti della vita, eh? Allora, questo per dirti, il bello è che siamo sempre diversi. E
è diverso il fatto di come cresciamo, di come, da dove veniamo, lo studio che abbiamo fatto. Beh, infatti è per questo che ho detto, ma guarda questo cantante, te, che fa Puccini come lo penso io, ovviamente ribadisco con una voce più piena, più corposa, ma è esattamente il fraseggio che penso io, esattamente il modo di dire quella parola in quel modo. Cazzo, questo vive in Romania e io vivo a Roma, Romania, Roma, d'accordo, però è un po' lontano, ha un'altra cultura dalla mia. Voi eravate i parti, no? Non so che cazzo eravate voi, noi cioè, abbiamo fatto un mazzo così noi romani, però comunque sia, per tanti anni siete stati dei fortissimi avversari della mia e del mio impero, e così via. Cioè, capisci? Trovare in una... Questa è stata una cosa meravigliosa, Marius. Tu forse non ti rendi conto dell'emozione che tu mi hai dato di avere la conferma che in qualche parte del mondo ci possa essere una persona, sei l'unico, una persona che, se l'avessi magari con qualche filtro, per poter ammorbidire nel senso di rendere meno rotonda, meno importante la tua voce e farla avvicinare un po' alla mia, sembravo io. Sembravo assolutamente io. O se avessero trovato un modo di rendere un po' più robusta la mia voce, sembravo te. Quindi, cioè, capisci? Dice, nel mondo, allora sì che ci può essere questa comunione, questa comunità di emozione, di ragionamento, di analisi, di riuscire a dire le cose in un certo modo, che poi lo scrive il compositore, siamo noi che attraverso la nostra esperienza, e ripeto, la nostra gelosia, allegria, felicità, dolore, malinconia, depressione, tutto quello che vuoi, mettiamo dentro quelle parole, quel colore lì. Ma tu ci hai pensato a interpretare quei pezzi in quel modo? Io ti devo dire assolutamente che penso che è il più bel complimento che mi si è mai fatto nella mia vita. Ti ringrazio, ma guarda, la gioia che mi hai dato tu è avere, dico, finalmente non sono solo in questo cazzo di universo. Perché, almeno per quanto riguarda quel pezzo lì, poi magari per altri, chissà, posso dire, ah, che cazzo stai facendo, Marius, non va bene, no. Però per quel disco lì, ma c'è il 97%, che ne so, il 98% di quel disco è che io potrei metterci la firma sotto, dire è mio, questo è mio. Io lo vorrei cantare con questa voce qui. Perché poi è ovvio che i tuoi piani sono diversi dai miei. È normale. Assolutamente sì. Se uno ha l'intelligenza, o almeno un minimo di intelligenza, per capire che con quella voce quello è un piano tuo, ma tu ti sei sforzato a mettere il piano lì, ci hai pensato, l'hai lavorato per fare quel piano e in quel modo. Io l'ho fatto con la mia voce, magari con una mia facilità. Mi piacerebbe farteli sentire quando sarà, perché manco so dove staranno, se l'ho mai, qualcosa l'ho fatto, qualcosa di registrato c'è, ma per farti capire che sono sovrapponibili, capisci? Io penso che ci ho visto qualcosa sul tuo site. Ho visto qualcosa di questo Puccini. Però ecco, quindi la domanda era sempre, io allargo sempre, così almeno passa il tempo, come vedi. E il fatto di chi erano i miei punti di riferimento, te l'ho detto, Gedda e Kraus sicuramente per il francese e i francesi. Per esempio, Lemchev, Sobinov e Kozlowski non tanto, perché era un po' lezioso. Però Sobinov, quell'altro ancora più, ha fatto un Lensky da impazzire. Me lo scordo sempre, invece è quello mio preferito. Qual è uno dei russi della fine dell'Ottocento, Novecento, più famoso? Sobinov. L'hai detto Lemeshev. Poi anche... Un altro. Adesso non mi ricordo. Nemmeno io mi ricordo. Per studiare, ripeto, non posso cantare come quelli lì, perché sono troppo datati, sono per me troppo antichi. Io sì. Cerco
permette di rendere attuale quello che stiamo cantando, Assolutamente no? Ecco, sì. attuale ovviamente all'interno di uno stereotipo, all'interno di un personaggio che deve fare quelle cose in quel modo, però cerco di mettere dentro me stesso, no? Ecco, Comunque quando... io devo sempre pensare che forse anche loro sono stati dei artisti che si impegnavano 100% o 120% in quello che facevano. Allora io imparo sempre anche da quelli cantanti che li sento da 1930, diciamo. Sono perfettamente d'accordo, però è ovvio che poi dopo li filtro con me stesso. Ecco, si filtra, ma si impara da loro sempre. Io sto anche adesso sto imparando da loro tanto. Sì, io sono perfettamente d'accordo. È Io ovvio. già ho appena riscoperto Caruso da un mese. Chi è quello ragazzo? Caruso chi? No, no, capisci, sono quelle cose che tu prendi, cioè cerchi di capire che cosa stanno facendo, anche tecnicamente. Poi magari quella cosa è troppo smielata, quell'altra cosa è troppo aggressiva. Per esempio, io non potrei studiare su Del Monaco. Con la mia vocalità è troppo distante da Del Monaco. Cioè, Corelli faceva magari più diminuendi, cioè usava la voce con quella cazzo di voce enorme che c'aveva, riusciva a fare delle cose. E allora magari puoi studiare qualche cosa da lui. Certo, non posso studiare sta cosa qui, perché io non lo posso, faccio un'altra volta che lo faccio, sono senza voce, perché sono fatto così, sono un cane io, quindi figurati, non esiste. Quello è il modo di cantare che ho sempre amato. Però ognuno c'ha la sua, no? Ecco. E quindi io ascoltavo dopo. Io sai l'unica cosa veramente che ho preso, questa la voglio dire adesso a chi ci ascolta. L'unica cosa che ho preso io, veramente, sono due forse le cose, l'idea dei fiati lunghi che aveva Kraus, per quanto riguarda le frasi lunghissime. E poi, ma più che altro invece musicalmente, ho preso solo una cosa. Da Gedda, nella furtiva lacrima. Un solo istante i palpiti, la seconda, del suo bel cor sentir, i miei sospir confondere per poco a suo... questo legato che non c'è scritto. Però dico, ma guarda che bello, che l'unica cosa in tutta la mia carriera, con tutte le note che ho cantato, quella è stata l'unica cosa che ho preso. Non lo so perché non ci avevo pensato prima. Non lo so perché, chissà perché, però perché dai sospir confondere per poco, ah, so, due volte. Mi sembrava più dolce, più tenero, più... Questo è l'unica, veramente l'unica cosa, perché per il resto non ho mai voluto. Io ne ho presi tante, tante, ma da. Beato te, io tutto di me, lavoro mio. Forse potrai dire, questo è Gheda, questo è l'altro, questo è l'altro, ma dove è Budoio? Ma dove va? Si è mai Budoio, trovato? per esempio, tu lo sai che di quei pezzi lì di Puccini, le registrazioni c'è quella di Domingo, che ha fatto Lo è conosco, la registrata da conosco Puccini, no? benissimo. Che è truccato da Puccini, e non so se c'è poi dopo, sono venuti gli altri, il primo è stato lui, e poi non so gli altri se c'è stato qualcun altro che l'ha fatto, forse Alagna probabilmente. Non so se l'abbia fatto mai Cura, non so se Kaufman l'abbia fatto, però comunque ecco, Domingo a me non mi è servito in quel pezzo, in quei pezzi lì di Puccini, non era per me utile, ecco, non dico interessante, utile per me. No, io dico sempre ai studenti, andate al teatro, anche se non vi piace come canta uno, imparate anche da quello. Che cosa non mi piace? Che cosa fa lui che io non vorrei fare? Bravissimo. Allora,
Allora, io ho ascoltato molto quelle registrazioni di Domingo e a me mi è piaciuto una nota, una nuance, un legato, qualcosa. E poi le ho interpretate a modo mio. E qual è il fatto di adesso? Adesso il problema è che i ragazzi tu li mandi a me è successo questo, per questo che poi l'ho cacciato via dalla mia scuola. C'avevo un ragazzo che adesso sta cominciando a fare carriera, che ha studiato un pochino con me. Da me è venuto che c'aveva 17-18 anni, alto, alto, alto. Uno che viveva solo per ascoltare la lirica, un ragazzo molto particolare. Faceva sia il liceo, ma che ha sempre vissuto di più con il nonno, quindi con i vecchi, con i grandi, e quindi che il nonno magari ascoltava Gigli, ascoltava Pertile. O... Allora, questo qui è andato al teatro e poi ho saputo da lui: ah no, io quello lì l'ho buato perché non mi piaceva. Ma sei scemo! Ma non si fanno queste cose! Ma che cazzo fai? Ma tu non puoi buare, ma se quando poi ci sarai tu lì, ma puoi capire che poi puoi essere in una serata, no, puoi avere un lutto in famiglia, un dolore, un problema. Che cazzo fai? Bui la gente così senza sapere magari perché quel poverino in quel momento non ha preso proprio benissimo quella nota, non è così perfetta. E poi tu chi sei? Non riesci a fare un do, non riesci a fare un vocalizzo legato in un certo modo e contesti un artista che è in palcoscenico. Ma con quale... È questo il fatto, capisci? Adesso, ma non è lui, è in generale. E poi, per esempio, io l'ho cancellato anche da Facebook perché ho visto che lui parlava, chattava, no, non è così perché l'Eurivolpi faceva così invece Gigli, perché poi è uno che perde la sua vita ad ascoltare, le cose, con gente che aveva già finito la carriera. Cioè, capisci? Piero Visconti è uno che aveva una cazzo di voce così enorme, è stato uno dei... non ha avuto il successo che meritava, però era uno un po' come te, come vocalità, capisci? Così, così imponente, così importante. Quindi, e lui diceva, no, perché qui bisognerebbe... No, non sono d'accordo. Come non sei d'accordo? Ma stai zitto, senti quello che dice questo qui, no? Ascolta, leggi, bevi tutto quello, prendi tutto questo. No. Cioè, che a 20 anni loro hanno le loro idee, no? E controbattono. Ma che cazzo sei? Non è possibile, un po' di rispetto, un po' di rispetto, un po' di umiltà. Ma io ancora adesso, io vedo qui per esempio, il nome di Davide Crescenzi. Io da tantissime persone sento che è un genio e io faccio chapeau, basta. Io non lo conosco purtroppo personalmente, però dai miei amici marchigiani, dove lui da dove lui credo che derivi e che quindi ha diretto varie volte, cioè, ragazzo mio, quando mi dicono Crescenzi, io ovviamente non l'ho mai sentito dirigere, non l'ho mai sentito, come dire, esprimersi artisticamente parlando, però quando è uno più 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 uno, tante persone che mi dicono quello è non è bravo, è un genio, allora io che cazzo devo dire? Oh, poi persone delle quali mi fido, non persone che il ragazzo tipo, non è quel ragazzo lì, a me tante persone mi dicono Crescenzi è un genio, io dico Crescenzi è un genio, Non non l'ho mai senti, sentito. questo è un altro complimento che mi fai a me, perché tu mi sei amico, lui è amico mio, allora che cosa so io? Sono anch'io un genio. Certo, io sono stronzo. Che ti devo dire? È così la vita. Però Sono finché... circondato da geni. No, tu sei un genio, io sono No. circondato da geni. No, ma questo per farti capire, io sono ancora a 63 anni alla ricerca sempre di qualcosa. Sono un uomo del dubbio, come tu ben sai, Siamo tutti. sono una persona che cerca di crescere sempre, di capire, di imparare, di studiare. Questo è l'unico esempio che poi posso dare ai miei figli, con lo studio, con l'abnegazione, con il metodo.
Si può tentare di... Certo, io a 63 anni non saprò mai suonare il pianoforte perché non sono un pianista. Purtroppo, questa è una delle cose che mi ha veramente danneggiato molto, specialmente per quanto riguardava la mia carriera di direttore d'orchestra. Però ho fatto talmente tante altre esperienze che magari cerco di sopperire a, quindi quando analizzo una partitura, quando cerco di capire una partitura, magari ho trovato un mio modo per approfondirla e per lavorarci sopra. Anche ho studiato composizione, armonia, contrappunto, la fuga e tutto quello che bisogna studiare in conservatorio l'ho studiato, per dire, no? Però se fossi stato pure pianista, Sì. sarebbe stato... Senti, comunque per trovare una modalità di concludere questo incontro nostro, puoi provare di trovare un piccolo aiuto per i giovani che incominciano la loro strada in questa direzione, in questo mestiere. Che cosa che loro devono sapere? Senza questo non si può fare. O quello che manca questi giorni all'educazione musicale, o diciamo vocale, generalmente in questa direzione, perché tu hai un'educazione con tante faccette, come si dice? Sfaccettature. E per te sono delle cose che vengono naturali, ma a loro mancano. Che cosa devono fare per superare questo handicap che loro possono avere? Tanto guarda, intanto dipende dall'età. Dipende dall'età. Prima di tutto dipende dai genitori. Avere la fortuna di avere dei genitori. Io, per esempio, ho 3 figli. Con due donne diverse, ma ho 3 figli. Uno, il mio primo figlio, che ha 26 anni e mezzo, è nato da un'altra grande cantante, Daniela Dessì, quindi tu non puoi immaginare che voce che c'ha mio figlio, il mio primo figlio. C'ha una voce da tenore che è una cosa straordinaria. C'ha la bellezza della voce della madre, che la madre c'ha una voce di una bellezza stratosferica. E c'ha la musicalità mia, quindi il mio tipo di fraseggio, quindi già diminuisce, fa con la voce, fa tutto, smorza, fa tutto. Però non gli piace la lirica, anzi, odia la lirica. Che cosa posso fare? Posso prendere una pistola, gliela metto qua, dico, brutto stronzo, studia dalla mattina alla sera, ma dovrei stare tutto il giorno così, perché appena mi giro lui va via. È chiaro questo. Anche i miei piccoletti, 12 e 14 anni, invece, avuti invece dalla donna della mia vita, che è mia moglie, e lei, loro per esempio, non amano assolutamente la lirica. Poi però, quando da piccoli, piccoli, piccoli gli ho fatto sentire Pierino e Lupo di Prokofiev, stavano così col video, dei Muppets, cioè quello con Benigni e Abbado, no? Oppure gli ho fatto sentire le 4 stagioni di Vivaldi e gli ho spiegato l'uccellino, il cane, la viola che fa questo e tutto quanto. Gli ho spiegato un po' di cose e loro, dico: senti, senti adesso l'uccellino, senti gli uccellini, senti questo è il piano piano. E un giorno gli ho detto: venite qua, voi parlate tanto di questa musica orribile. In tutta così, dico, venire qua. Adesso vi faccio sentire un pezzo rock. E gli ho fatto sentire l'inizio della quinta, cioè la quinta di Beethoven, il primo movimento. Papà, ma ho alzato un po' il volume per essere un po' cazzuto, eh? Dico, sentite un po' qua. Ma questo è forte. Dico, ah, lo vedi allora che si può fare anche, dovete piano piano arrivarci. Ma non vogliono leggere, non vogliono, capisci? C'è questa cazzo di società che non ci dà la possibilità di dire che faccio? E adesso appena ho finito con te, io
io finalmente sono arrivato alla fine della mia giornata di lavoro. Finalmente non faccio niente. È bellissimo, bisogna anche apprezzare l'ozio, capisci? Il fatto di dire adesso sto fermo. Loro che invece sono iperdinamici e iperattivi, allora fai questo, no, il calcio, no, il cavallo, no, questo, fai, fai, fai. Calma, leggiti un libro, stai lì tranquillo, invece di sempre questi cazzo di videogiochi, mio figlio il piccoletto, bravissimo, figuriamoci, però quindi uno bisogna avere la fortuna di avere dei genitori che ci stimolano, o ci stimolino. Ad avere interessi, interessi vari, non solo artistici, anche fai quello che vuoi, però fai qualcosa. Io tante volte guardiamo le nuvole, vedi un po', guarda che lì quello è un viso, guarda quello lì la testa di un uccello, guarda quello lì è, invece sembra un lupo, guarda un cane, guarda, oppure i fiorellini. Guarda che bello, guarda come è fatto questo fiorellino. Ho sempre cercato di metterli in contatto con le emozioni e con le sensazioni. Già questo qui io credo che sia abbastanza importante. Poi la natura, come è successo a me, che io cantavo normalmente in chiesa e poi sto qui a parlare con te da vecchio cantante famoso, pff, che schifo. Però io da 8 anni, sono 63, vuol dire che sono 55 anni che faccio la musica, capisci? Anche ho fatto il rock, tu lo sai, ho fatto tutto quello che si doveva fare, però ho fatto tante appunto sfaccettature della stessa cosa. Quindi stimolare la curiosità, questo sì, stimolare la curiosità, questo è quello che dobbiamo fare noi genitori. Poi, se il terreno, che è la loro anima, il loro modo di essere, è fertile, allora troveranno loro la loro strada. E allora noi piano piano, ascolta un po' questo pezzo, senti, vieni qua, senti, ti piace? No, mi fa schifo. Va bene. E questo qui, dopo un giorno, 2 giorni, piano piano, ogni tanto buttare un semino, no? Un semino, chissà che poi quel semino non diventi una sequoia, non lo sappiamo, un baobab. E poi invece quelli che invece iniziano, che partono, di farlo subito seriamente, cioè con metodo. C'è tutte queste cose che adesso si stanno inventando nei conservatori. Per esempio, io mi ricordo quando studiavo solfeggio, andavano sempre un, due, un, due, un, due, tre, do, re, mi, fa, o quattro, un, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Cioè il solfeggio subito. Lo so che è una rottura di coglioni, ma se uno però il solfeggio lo fa capire, vedi adesso tu fai questo pezzo, vedi si scrive così, si fa così, si legge così. Spiegare il solfeggio fine a se stesso è una tortura. Il solfeggio applicato, il solfeggio che serve per riconoscere qualche cosa, è un'altra cosa. Purtroppo si fanno queste cose così. Invece adesso al conservatorio mi hanno detto certi allievi che fanno solfeggio, teoria e armonia, cioè e analisi. Come fai a scrivere, a capire l'analisi se non hai studiato gli intervalli, se non hai studiato, se non li sai intonare? Ci sono troppe cose che adesso stanno mettendo insieme in un modo sbagliato. E questo intanto, quindi avere qualcuno, la fortuna di avere un insegnante o più insegnanti che però insegnano, che ti devo dire, quasi il vecchio metodo, non il nuovo. Il vecchio metodo, il nuovo non funziona. Il nuovo è soltanto per mettere insieme un po' qualche cosa e poi vai. Vai dove? Vai dove? Io faccio sempre questo esempio ai miei ragazzi. Io oramai quando insegno canto che vengono da me, io gli faccio fare almeno un anno solo di tecnica. Un anno. Solo tecnica. Dico se vuoi è così, se no. C'è un aneddoto fantastico, c'è il Caffarelli, che era un sopranista, cioè un contraltista del tempo 1700 e qualcosa, che andò da Porpora. No, 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 credo che ce l'avesse, credo che ce l'avesse.
E andò da Porpora a studiare, dice: Maestro, io voglio diventare bravo. E Porpora gli dice: Va bene, prende un foglio, famoso, dicono che sta al conservatorio a Napoli, a San Pietro a Maiella. Quindi si trova. Infatti, io ho trovato una riproduzione in stampa moderna, in russo. Pensa un po', in italiano non si trova in russo. Vabbè, comunque. E ha preso, pensa tu, immagina una A4, però sai che ai tempi loro avevano una specie di piccola matita A5 che faceva il pentagramma, no? Per i compositori, cioè una stacca, quindi faceva tutte e cinque le righe. Bene, ha fatto non so quante righe di qua, 3 anni e mezzo ha fatto soltanto quella pagina lì. 3 anni e mezzo. Cioè un suicidio. Suicidio. Pensa che rotto. Di coglioni che deve essere stato studiare, però lui dice che attraverso quegli esercizi, con tutte le variazioni, tu pensa, c'è per esempio questo metodo, non so se lo usate in Romania, ma Hanon si chiama, no? Poi ci sono tutte le variazioni. Tutte le variazioni del mondo ritmiche per rinforzare il tararira con la nota giù e così via. Ecco, tu immagina un esercizio e magari ci metteva 20-30 variazioni ogni volta. 3 anni e mezzo. Si sono mandati a fanculo. Si sono, basta, vado via, non voglio più vederla, maestro, basta, andava via e poi dopo tornava, mi scusi, mi prende a lezione di nuovo, oppure lo cacciava via Porpora, eccetera. Perché questo? Quando poi Porpora un giorno gli dice, adesso sei pronto, vai e conquista il mondo. Cazzo, non sapeva una nota, una frase di un'opera, non la sapeva. E lui dice: Ma come faccio io a andare a cantare? Non c'ho repertorio. Adesso tu sei perfettamente a posto per cantare qualsiasi cosa. Trilli, gruppetti, mordenti, agilità, appoggiature, tutto, tutto quello che dico, tutto. Sai, quando tu tecnicamente sei a posto, poi leggi qualsiasi cosa. Allora. Devono avere un po' di pazienza, sti ragazzi. È ovvio che se ti viene uno di 28 anni, uno di 29 anni, e ha già fatto 14, 13, 10 anni di studio, io non ce l'ho la bacchetta magica, io ho la bacchetta da direttore d'orchestra, ma non è magica. Non posso, e tu diventi Marilyn Monroe. No, sempre Marius sei. Capisci? E non sei il mio tipo. Quindi devi avere la fortuna di trovare un insegnante e poi devi essere curioso. Questo sì, tanta curiosità. Andare a teatro, certo, purtroppo lo studio del canto e della musica adesso, forse anche più di prima, è costosissimo. Pensa andare a fare un'audizione a Londra. Costa andare a fare una lezione a Mosca o a vai a New York alla Harvard o quelle che sono quelle università straordinarie. Cioè, devi avere dei soldi per vivere in un posto, gente che magari dalla Romania viene a Roma a studiare. Roma costa di più di Cluj o di Bucarest. Quindi purtroppo la vita per fare un percorso serio ha bisogno anche purtroppo di un appoggio economico. Allora lì se trovi poi il ragazzo che va addirittura a lavorare per guadagnare i soldini, per pagarsi le lezioni, allora quello devi tentare di aiutarlo. Però c'è sempre il discorso, avere quell'umiltà di dire ce la posso fare? Ho le doti per farla. Per esempio, le nostre audizioni adesso, come funzionano? Le nostre audizioni noi gli facciamo fare, senti, fai un po'.
Vai. Che cazzo fai lì? No, scusa, aspetta. Senti bene. Tira su. No. Perché vuoi cantare? Dovremmo avere il coraggio di dire perché vuoi cantare con sta cazzo di voce. Perché vuoi cantare? Fai un'altra cosa. Sei un bel ragazzo, sei una bella ragazza. Fai tanti figli che così il mondo diventa più bello. Ma non fare la musica. Magari tu sei un astronauta straordinario. Sei un'altra cosa. Dovremmo avere il coraggio di perdere dei soldi. I conservatori, perché sono pieni i conservatori? Perché entra tutto. Perché adesso i soldi non li prendono dallo Stato, li prendono dalle iscrizioni. E prendendoli dalle iscrizioni, tu per 5 anni sei sicuro che quello studente ti dà i soldi. Se è un business, perché la scuola, almeno il conservatorio, che è un'università di specializzazione, è diventato un business, è diventato, non è più un posto dove si studia, ma solo un business per mantenere gli insegnanti. A me non interessa. Che lavoro fa un ragazzo che non ha i mezzi naturali? Che lavoro fa? Sai quanti? Sono tutti 110 lode in Italia, perché il voto non lo dai al ragazzo, lo dai all'insegnante. Tu non puoi avere un allievo che prende 102, 103. No, io sono Sabatini, che cazzo. Io devo prendere, cioè, ho tutti allievi bravissimi. Non è vero! Non lo devi dare a te il voto, lo devi dare al ragazzo. E se il ragazzo non è all'altezza, Allora capisci? ricapitoliamo. Che cosa devi fare per avere successo in questo mestiere? Trovarti dei parenti che ti offrono, un po' tardi, che ti offrono le condizioni. Poi trovare un percorso che ti fa avere già un'educazione musicale quando arrivi a studiare il canto. 3. Quando studi il canto, se hai la voce. Se hai la voce, se non hai la voce, vattene via. Se hai la voce e hai il talento, quando studi il canto, fallo seriamente. Seriamente, seriamente. Fallo fino in fondo. Oh, sì. E devi trovare anche dei soldi. Devi trovare, essere fortunato, questo però lo si sa un po' in giro, di trovare anche degli insegnanti bravi, perché ci sono troppi insegnanti. Allora, un pianista, se mette la mano così, dice: no, guarda, a uovo deve essere fatto il passaggio del pollice, devi suonare in un certo modo. Un violinista, se suona così, non dice: guarda, apri qui, fai. Lo vedi? Un cantante, che cosa fai? Gli fai la lobotomia, apri qua e gli dici: vedi, questo muscolo un po' più indietro, oppure un po' più avanti. No, adesso per girare, fai questo. Ognuno può dire la sua. Mi piacerebbe che tu adesso qui mi facessi un bel suono blu. Che cazzo è il suono blu? Cioè, comunque un suono vellutato adesso. Un bel blu, viola, violetto. Questi ce ne sono troppi di queste persone qui. Tu guarda chi insegna il canto. Tu guarda che cosa ha fatto nella vita quello. Se è mai stato sul palcoscenico. Se sa che cosa significa respirare la polvere del palcoscenico. No, niente, niente polvere, sono allergico. Cioè, niente. Allora, come io dico sempre, se vuoi imparare a guidare una macchina di Formula 1, lo devi imparare da un pilota di Formula 1. Ovviamente. Se no. Anche se aspetta, con la Formula 1 devi saper guidare, se no vai a sbattere. Tante volte i grandi cantanti, no, tante volte, spesso i grandi cantanti possono non essere dei grandi insegnanti. Questo è vero, me l'hanno detto in tanti e quindi io ci credo. Sì, Quindi l'ho un visto grande anch'io. insegnante non è obbligatoriamente un grande insegnante. Questo è verissimo.
però sicuramente almeno ascolta il suo percorso, ascolta il suo percorso, vai a sentire magari come uditore le masterclass, non so, sono tante le cose Che per puoi crescere, imparare da lui. puoi imparare, certo. Sì. Comunque, l'altra estrema è garantito non essere buona. Come una persona che ha mai cantato sul palco, non ti può insegnare niente di canto sul palco. Questo io ne sono sicuro. E adesso sai che ci sono tanti metodi tecnici che io posso dirti che possono aiutare, quello sì, possono aiutare, non sono definitivi però, questo è quello che dico, non sono la legge, perché poi quella tecnica, tu guarda quanti hanno provato a cantare come Del Monaco, quanti hanno provato a coprire tutti i fa come faceva Pavarotti. Quanti, se tu copri tutti i fa, sono cazzi acidi, è difficile cantare, capisci? In quel modo, se tu non hai il tuo strumento, d'altronde devi avere un vestito per il tuo corpo, il tuo magari sei più piccolo, più grande di me, e dobbiamo avere un sarto che ci fa, non è che lui ha il suo modello, dici, tieni Budoiu. Tieni Sabatini, tieni Pavarotti. E no, cazzo, non siamo uguali. Siamo totalmente diversi come altezza, come larghezza, con le mani, cioè, capisci? Le mani che dico. Il maestro deve fare un vestito su misura. Le basi sono quelle. Lo sappiamo, le basi sono quelle. Rinforzare i muscoli, la respirazione, partecipare nel canto. Ci sono tante cose che si devono fare. Gli esercizi, possiamo prendere degli esercizi, però io se vedo che tu c'hai un suono indietro, io ti faccio fare. Se tu però c'hai così, io quell'esercizio lì non te lo faccio fare, farò un te lo faccio fare un po' più indietro, devo cercare di equilibrare, ma in natura siamo tutti meravigliosamente diversi, però se io insegno a tutti oppure a tutti, e no, sono uno stronzo, capisci? E poi un'altra cosa, No, comunque, lo stronzo, no, sei un mostro, lo stronzo siamo tutti. facciamo un'ultima cosa, e poi noi, perché questa è la responsabilità nostra, di noi professionisti, ascoltiamo, vediamo, senti un po', se io ho degli allievi, per esempio, perché nella cantoria magari hanno dei problemi, se io dico Do mi sol do do mi do. Io non ho l'orecchio assoluto, quindi se c'è qualcuno che ha l'orecchio assoluto, spero di non Nemmeno offendere. io. Prego. Poi io gli suono. Oppure do re si do si re do. Oppure queste cose qui. Non le prendo. No, non riescono a cambiare. Ragazzi, ascolta e riproduce. E com'è la prima lezione di inglese? The book is on the lesson one, the book is on the table. Listen and repeat. Basta. Ascolta e riproduci. E però io sento invece di fare io fanno no, dico no, no, cioè, capisci? Don Chisciotte contro i mulini a vento. Questi sono purtroppo gli allievi. Allora, se hanno 16 anni, se hanno 16 anni, hanno un po' di tempo per educare un po', magari possono essere problemi di ascolto e di riproduzione, non hai lo strumento e non lo leggo che c'è scritto. Ehi, chi è? Ehi, È mia chi è? moglie. Ah, vabbè. A un conto è riprodurre, appunto. Imparare, ma quando c'è 16 anni, ma se mi viene uno appunto che ha 28, 27, 28, 29 anni e sta così, io che cosa posso fare? Dovrei essere così onesto intellettualmente di dirgli non posso fare niente per te. Però Bacchetta magica. se va via da me, se non va, non viene da me, va da un altro perché è sicuro e Sabatini è uno stronzo. Bene, allora io che cosa faccio? Perché la speranza la voglio dare a tutti, o almeno io un anno ti dico, guarda, per me
questa è la situazione, non credo che puoi fare, però io, perché vedo che c'è tanto entusiasmo da parte tua, io ti do, ci riparliamo fra un anno. Se fra un anno tu mi hai fatto vedere che sbocci, che nasci, allora va bene. Se sarai uguale, a me è successo di avere delle, una ragazza giapponese, e io dico, ma questa qui non potrò mai. Invece si è messo a studiare seriamente, ha seguito tutto quello che gli dicevo io. Dopo un anno ha fatto un concerto dove ha cantato 20 arie da camera, tutte a memoria, tutte bene. Una laureata in Giappone, quindi capisci, poi in Giappone tu non puoi immaginare, e concludo perché non voglio romperti le scatole di più, però dico, dare una possibilità. Una bisogna dargliela, perché essere proprio no, però lo devi dire. Guarda che il tuo orecchio funziona poco, guarda che la tua voce è messa molto male. Cioè, fargli lo screening. Infatti, io faccio lo screening e poi ti dico addirittura, io quando faccio le audizioni, io mi faccio pagare durante le audizioni. Sai perché? Perché dico, bene, tu portami 3 arie. Io ti ascolto. A me basta soltanto che uno prende fiato, io ho già capito come fare. Non ho proprio neanche bisogno che fa il suono. Un suono non mi serve. Va bene, comunque io proprio per questo mi metto così, prego, e sento, va bene, tanto lo vedo, e se lo, non lo vedo è uguale. È così. È uguale. Allora, io poi dopo gli dico, va bene, allora, dopo mezz'ora dico, per me questo, sono i tuoi problemi. Tu sei sicuro che vuoi venire da me a studiare o sei soltanto venuto per farmi ascoltare e avere un parere, un'idea? Dice, no, io vorrei studiare con lei, maestro, veramente tanto, bla bla. Beh, allora facciamo una cosa. Adesso, nella seconda metà della lezione, l'altra mezz'ora, io ti faccio vedere come insegno. È quello che io, come, vediamo se riesco a farti capire qualche cosa. Allora fai così, 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 cosa? Sì, perché tu hai fatto l'audizione con me, però anch'io devo fare l'audizione con te come insegnante, perché mi sembra anche onesto e giusto e corretto, no? No, tu devi vedere, no. Può essere che non ti piace come spiego, che dico troppe parolacce, sono urlo troppo, che urlo troppo, che sono troppo aggressivo, che non me ne frega un cavolo, cioè, capisci? Tu maestro, sentire, maestro, tu sei sicuro che non siamo fratelli? Chissà. Ma anch'io faccio le cose così. Vabbè, ma è bello. Grido sempre. E quando sono arrabbiato non dico niente. Io sono così. Ah, sì? No, no, io urlo sempre. Pure quando lo so che non è aspetta, pedagogicamente valido. Lo so, ma me ne frega un cazzo. Allora, vabbè, e poi io faccio io l'audizione con lui, con lei. Io adesso provo a fare così. Vedi un po' come ti senti. Appoggia, respira, fai. No, questo è l'esercizio per sentire il fiato dove deve andare. Questo, poi senti il pic, fai questo. Quando va via dico, allora, adesso tu ci pensi, non ho bisogno che mi dai adesso una tua risposta. No, maestro, io voglio venire. Non mi è mai successo che qualcuno mi ha detto... Va bene, sì, maestro. Meno male, ho avuto 500 allievi, ho meglio così, no? Su questo sono fortunato. Però potrà succedere, chi può sapere. E poi si inizia un anno solo, però, non di più, perché non mi va di rubare i soldi, vedi, proprio perché... Magari molti hanno dei problemi in famiglia, economici, vengono da fuori Roma, vengono addirittura da un altro paese. Io non mi sento di rubare. Io mi sento di rubare i soldi alla gente così. Se non vali, non vali. Invece c'è gente, certi maestri, i soldi, no, io sta cosa... Ma non perché ce n'ho tanti, ne avevo tanti, ma me li hanno rubati, i miei migliori amici mi hanno rubato i soldi. Quindi io... Una bella casa, bellissima, d'accordo, però non ho tanti soldi in banca, quindi io devo lavorare, però non voglio rubarli i soldi, io voglio lavorare onestamente, quindi voglio stare a posto con me stesso. Allora abbiamo sentito come devono essere i studenti, che cosa devono fare loro,
E poi mi hai detto cos'è un buon insegnante? Uno onesto, che si adatta al studente? che più che altro ti dà la strada, ti indica la strada, non ti dice tu devi fare così, 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 così. Cioè, è ovvio che gli devi far capire che se lui fa come gli dici tu, avrà un giovamento. Però la cosa importante è insegnare la curiosità, è insegnare ad avere un desiderio. Il desiderio è il motore del mondo, io lo dico sempre, è il desiderio il motore del mondo. Il desiderio è quello che ti dà la possibilità di soffrire per una cosa, di fare i sacrifici perché tu la desideri quella cosa lì, che è la cosa più importante della tua vita. Poi è ovvio, io sto partendo da allievi che hanno delle doti. Quelli che non hanno delle doti, appunto, o gli dici no, oppure ti dico: aspetta un attimo, io adesso stoppo, fermo il mio giudizio. Ti insegno per un anno, tu segui esattamente quello che ti dico io. Questo sì, all'inizio, quando devi rompere, no? La sua conoscenza sbagliata di certe Sì, di cose. solito vengono con delle immagini totalmente sbagliate, ottimizzate, e sono dei piccoli geni che non li capisce nessuno. Comunque, maestro, maestro, ti devo fermare perché, sai, Siamo arrivati. ma sai, mi ricordo 2 o 3 anni fa hai fatto le lezioni a Cluj, 3 anni fa, penso. Io sono stato sempre lì e ho imparato molto, ho imparato sempre, sempre, e tu hai detto, ma come? Sì, io imparo sempre da quello che dici e ti ringrazio moltissimo, ma anche per me può essere un po' alla limite della mia pazienza, tanta informazione che mi dai. Adesso mi vado a bevere qualcosa. Io ti ringrazio, Ringrazio. sono Sei un caro, sono molto fortunato che mi chiami tuo amico. assolutamente. Ricordati la prossima volta che vieni a Roma, andiamo a mangiare come abbiamo fatto l'altra volta. La prossima volta, ma non ti posso promettere che vengo solo. Ah, ancora meglio se vieni con la famiglia e con la piccola. Maschio o femmina, c'hai? È un maschio. Oh, che meraviglia! Dai, venite qui. 12. Sì, venite qui a casa nostra. Siete invitati già a casa mia. Sei un Pronto? grande, ti A presto. ringrazio moltissimo e spero che ci rivediamo a presto. Quando vuoi. Ciao, caro. Ciao maestro. Ciao, ciao, carissimo.